La canzone che vogliamo farvi ascoltare è una canzone country che parla di un vecchio cowboy. È una canzone che praticamente è legata a dei temi che noi ci stanno a cuore, dei valori che sono quelli dell'amicizia e della libertà. Vengono trattati sotto appunto una forma allegorica, qui in forma vaccina, perché questo vecchio cowboy, il vecchio seme, viene rubata nottetempo da un rinnegato pelerosa Sioux, una vacca, quella a cui appunto lui è più legato. E allora lui si mette alla ricerca, vabbè, comunque ve la faccio direttamente sentire così capite. Immaginate di trovarvi in un, come sonorità, in un saloon con un pianola. Il vecchio Sam aveva un ranch con tante vacche e tanti buoi. Trinità era il suo cavallo, insomma era un vero e proprio cowboy. Ma un triste giorno, tigre triste, un rinnegato pelerosa Sioux, mentre Sam dormiva, gli rubò una vacca, quella a cui teneva di più. Il vecchio Sam sellò il cavallo e alla ricerca si buttò. Ma prima di partire entrò nel ranch e i bovini radunò e disse apertamente: chi di voi se la sente di venire assieme a me? Ed una coppia di buoi gli disse: siamo qui noi senza man né mu né se. Texas, Tennessee, New Mexico, tutto il giorno galoppò. Texas, Tennessee, New Mexico, yuhu, yahu, yahu. Texas, Tennessee, New Mexico, senza mai fermarsi un po'. E sotto gli Appalachi lo trovò. Che cosa dobbiamo fare? No, era bruttissimo che io mancassi in questa canzone, per cui ho pensato di... è vero che non la conosco la canzone, no, però è anche vero che ho trovato il testo casualmente nel camerino e quindi la leggo e faccio la seconda parte. Casualmente nel mio camerino, vabbè. Non è questo qui. Allora, io sono stato chiaro, io ti ho detto, ti sta bene, ti ho detto, ho la voce un po' che magari non vorrei cantare. Però poi adesso è brutto, perché c'è il pubblico che... Se me lo dicevi, non la facevamo. Ho capito. Non la puoi fare. Però è bello fare metà per una canzone. Ma facciamone una che conosciamo, non la conosci. Vorrei far capire che anch'io so cantare. Ma facciamone un'altra, ce ne abbiamo tantissime. Perché fare questa che non la leggo, conosci? Ma è facilissima. Ma non è prosa. Ho sentito la metrica. Se non l'hai provata, non puoi farla. Guarda, dai, prego, maestro, guarda, faccio vedere la mia città. È facilissima. Ma non è quello. L'ABC, però, guarda. Togli il zocco, c'è la BB. Vai. Non si è capito nulla. Vai. Ok, sì. Togli il zocco, c'è la BB. Non si capisce. Scusa. C'è scritto togli gli zoccoli, slacciagli la briglia, c'è scritto. È scritto al computer, è elvetica, si capisce benissimo. Togli gli zoccoli. E poi attaccato c'è slacciagli la briglia, cioè togli gli zoccoli, slacciagli. Al cavallo. Ci dovrei cantare, togli gli zoccoli, slacciagli la briglia. Al cavallo. Ho capito che al cavallo, non dico l'uso delle parole. Togli gli zoccoli, slacciagli. Perché è esortativo. Enfatizzi la velocità con cui che ci ha messo il vecchio Sam. Togli, al vecchio Sam rubano una vacca che simboleggia l'amicizia e la libertà. Questo non l'hai sentito prima. No. Allora lui si mette alla ricerca, allora però fa velocemente. Slacciagli la briglia, fa tutto in un minuto per partire al galoppo. Sì, ma io il senso l'ho capito, ripeto, non ho problemi su quello. È proprio come faccio a cantare, togli gli zoccoli, slacciagli la briglia. Togli gli... Tu dici, perché... Sì, perché gli zoccoli normalmente sarebbero le unghie e il cavallo, ma io intendo i ferri. Sì, ho capito perfetto. Togli per non far rumore, capisci? Vabbè, ho capito, perché non devi far rumore, allora gli togli le cose. Togli vabbè. E diciamo che la prima parte l'ho fatta, la prima... L'ha fatta malissimo. Vabbè, però se è capita, adesso andiamo avanti. Ma non va capita, va cantata. Vabbè, la faccio velocemente. Togli gli zoccoli, il suo cavallo perché sempre parò. Poi con i suoi due buoi eroi, poi con i due suoi buoi. Però stai cantando bene, secondo te. Onestamente, la stai cantando bene? Sì. Vai. Poi con i due suoi buoi eroi fece il giro per sorprendere Trinket. Scusa. Poi con i due suoi buoi. Poi con i due suoi buoi eroi. Che vuol dire poi con i due suoi buoi? Capito? Con i buoi con cui lui è entrato nel ranch e ha chiesto. C'è qualcuno che veniva con me, due buoi, e gli hanno detto noi veniamo. Cioè tu hai scritto poi con i due suoi buoi eroi da cantare. Fece il giro per sorprendere trighe triste, questa tigre triste. Trighe, cioè scusa, è una citazione storica, cioè è esistito come indiano trighe triste? No, è immaginario, è di fantasia, certo. Tanti nomi, tipo, che so, marmotta tonante lo potevi chiamare, quindi l'ha chiamato. Allora, trighe triste. I pelerosi normalmente hanno il nome di un animale con l'epiteto sornativo, appunto tipo toro seduto, falco selvaggio, aquila tonante. E questo è trighe triste. Cavallo pazzo.
Allora, qui perché c'è il fatto, io volevo enfatizzare anche il momento, sì, il momento storico dell'America, cioè dei nativi americani, cioè Colombo voleva andare in India, e l'India, l'India è la tigre, invece ha trovato le Americhe, e allora ho unito queste due. Una motivazione culturale storica. Sì, ma se me lo chiedi dopo, te lo dico, non bisogna interrompere una canzone. Scusami, vabbè. Ah, diciamo che queste due prime strofette le ho fatte. Malissimo. Vabbè, però, quindi riprendiamo da poi con suoi due buoni, invece dove sapete che triste, avanti al Fafalò. Ma Trinità lo tradì un nitrita, quel nitrito, che triste. Ma Trinità lo tradì un nitrita, quel nitrito. Ma Trinità lo tradì un nitrito e a quel nitrito trichetriste s'alzò. Ma chi sono? X-Men? Come faccio a cantare sta cosa? Mo chi è Trinità? È il cavallo del vecchio Sam. E si chiama Trinità, si chiama? Potete chiamare Lampo, Furia, Trinità si chiama. No, perché io volevo enfatizzare il momento del capovolgimento che ci potrebbe essere del melting pot, no? Quindi l'Italia anche nelle Americhe. No, perché spaghetti western, sì. Sergio Leone, capisci? E che il fatto che chiamarlo, ma Trinità lo tradì un nitrito e poi ripetiamo, a quel nitrito trichetriste s'alzò. Ma capito? Perché il vecchio Sam gli toglie gli zocco e gli lascia la briglia perché non deve far rumore. Trinità, che è un cavallo, che ne sa che non deve fare rumore, nitrisce. È il tigre triste, che è un rinnegato per che ha commesso la bigirata, ha rubato la vacca, che sta sul chi va là, si sveglia, dice chi è? Quello è il tigre triste, fa, oh, mi sta tradendo un nitrito, sono tigre triste, questo vedete che è Trinità che nitrisce, non il tigre triste, mi sta tradendo un nitrito, questo è Trinità che nitrisce. Giustamente. Trinità lo tradisce un nitrito, no? Dice Trinità lo tradisce un nitrito, è tigre triste, capito? Ma non lo sa che Trinità, sente solamente un rumore. Vabbè, ho capito, andiamo avanti. Ma Trinità lo tradì un nitrito, quel nitrito trichetriste s'alzò. Ma Sam coi suoi due buoi eroi, coppia al cappio, la calappia e il muccalì. Ma Sam coi suoi due buoi eroi, coppia al cappio, la calappia, coppia al cappio. Ma Sam coi suoi due buoi eroi, coppia al cappio, la calappia. Allora. Ma Sam coi suoi due buoi eroi, in coppia al cappio, la calappia e la mucca libera. Cioè, Sam con i suoi due buoi eroi in coppia al cappio. Cioè, tu dici già che sono due e poi dici che sono pure in coppia. Ma vabbè, già questo. Perché enfatizzo l'eroismo della coppia. Cioè, le coppie vanno sempre nominate insieme, no? Come Castore e Polluce, come Caino e Abele, Romolo e Remo. Le coppie sono le coppie. Quindi in coppia al cappio, la calappia. Tu dici, perché enfatizzi il momento degli eroi. Sì, ma la calappia al cappio, capito? Capito? Ti rendi conto? Al cappio la calappia. Beh, ci si riesce. Ah, ma tu dici perché il... No, dico, ti rendi conto, in coppia, cioè in coppia, poi al cappio la calappia. In coppia? Beh, se un cowboy è bravo ci riesce. Ma te non hai mai visto un film western? Cioè, non in tutti, ma ci sono in molti che fanno la transumanza, portano a un certo punto c'è uno, ehi Jack, dimmi Bill, c'è un vitello che è andato, prendi il lazzo. Lazzo, se dici lazzo già va meglio. E lazzo e cappia è uguale. No, non è uguale perché c'è la calappia dopo. Se io faccio in coppia lazzo la calappia, con un mese di prova ce la faccio a cantarla. Ma se tu mi fai fare in coppia il cappio e la calappia, è impossibile, capito? In coppia il cappio e la calappia non si può cantare. Ma sì, se il cowboy è bravo, riesce, due, anche tre riesce avanti a prenderne. Sì, perfetto, andiamo avanti. Coppia il cappio e la calappia, la mucca libera. Ci fu un attrito tosto con il tetro trichetriste stretto a tetriste. Ci fu un attrito tosto con il tetro trichetriste. Ci fu un attrito tosto con il tetro. Questo è anche tetro! Il tetro trichetriste. Tetro. Ci fu un attrito tosto con il tetro trichetriste. Cioè, tetro trichetriste. Perché tetro questo adesso? Ma come perché? Ma te l'ho spiegato. Questo tigre triste ruba la vacca perché è il simbolo dell'allegoria dell'amicizia e della libertà. Un concetto che sta sfuggendo in questo momento. Quindi lui si fa parte della cosa. Lui quindi ha alle calcagna lo sceriffo perché ha commesso un abigeato, c'è l'impiccagione, e gli altri pelle rossa perché un pelle rossa rinnegato, i cowboy e i nordisti, i sudisti, avrà il diritto di essere tetro. Ma mette incazzato, perché li mette tetro? Perché non è tetro, è teterimo, è cubo. Il tetro è cubo, diciamo cubo va è bene. Cubo e tetro è uguale. No, appunto, però se dici cubo è meglio di tetro perché c'è trichetriste, quindi cubo trichetriste. Mi piace. Allora cambiamo anche il nome. Cioè? Che ne so, fai il cupo lupo di rupe. No, lascia bella, meglio tetro trichetriste. Ci fu un attrito tosto con il tetro trichetriste stretto la tipistia sulla cowboy e sotto gli appalacchi acchiappa il cappio trichetriste mentre Trinità lo ferma coi buoi. Tornando a casa cantò una canzone tedesca che imparò dentro un saloon e... Cioè canta un pezzo di canzone tedesca?
Cioè, tornando a casa, cantò una canzone di disca che imparò dentro un salone e ne canta un pezzo. Ma, cioè, si capisce, cantò una canzone di disca, così, in generale. No, perché magari ti sfugge, mentre invece a me qua interessa enfatizzare questo momento perché è topico. Uno si chiede, magari, chi è il vecchio Sef? Magari è uno che viene dalla Mitteleuropa, si sente spaesato lì, e allora questa canzone tedesca... Quindi canta un pezzo di canzone tedesca. Sempre il valore dell'amicizia, della libertà. No, ma ho capito. Vai. Tornando a casa cantò una canzone tedesca che imparò dentro un saloon. Tanto te come canti italiano e tedesco è uguale. Vabbè, comunque, non è che insomma, meno male che è finita, state fatto che è finita, ecco, questo è importante. Perché ora, finalmente, siamo arrivati al ritornello. Vai! Texas, Tennessee, New Mexico. Che ritornello è questo? No. È Texas, Tennessee, New Mexico. Leggi. No, lascio aperto quello che c'è scritto qui. No. Il testo, il ritornello nelle canzoni deve essere sempre uno, perché il pubblico deve memorizzarlo. La quindi... canzone è mia e io faccio quello che voglio. E allora non lo chiami sbagliato. No, è sbagliato. Non è sbagliato, perché a me non serve che uno memorizzi, serve che uno enfatizzi. E quindi enfatizzi questo desiderio che il vecchio sente di trovare la libertà, che è nella versione della vacca, che è un concetto che a te sfugge, per cui è disposto a viaggiare in tantissimi stati. Quindi il Texas, il Tennessee, il New Mexico, l'Idaho, l'Hawaii, l'Iowa, l'Ohio. Pur di ritrovare questa vacca che è la libertà. Scusa, tu nel tuo pezzo, nella tua parte. Sono tutte 2000. Sì, vabbè, comunque tu come ritornello hai Texas, Tennessee, New Mexico. Io ho Idaho, Hawaii, Iowa, Iowa. Idaho, Hawaii, Iowa. Senti, una curiosità mia, poi ti giuro che la faccio, la faccio tranquillamente. Idaho, Hawaii, Iowa, Ohio, rispetto a Texas, Tennessee, New Mexico, so de strada. O l'hai messi random? Cioè, quindi, ma... Questo è irrilevante. È... Davvero, non c'entra... Cioè, anzi, a maggior ragione, più sono sparpagliati da loro, più enfatizzi la voglia, il desiderio che ha questo cowboy di ritrovare questa vacca che è la libertà. Poi... Vanno bene, ci possiamo mettere Wyoming no, in più. No. Però, più cose metti in una canzone, più è difficile cantarla. Te questo non lo capisci. Dai, vai, parti. Ai, tutto il giorno galoppo. Ai, senza mai fermarsi un po'. Che c'è scritto? Ma c'è scritto. Toco nomo nomo no topo nomo cono. Come, scusa? Toco nomo nomo no topo nomo cono. E che sarebbe? È un dialetto velerosa che enfatizza il momento del... Salve signore e signori e benvenuti alla nostra consueta rubrica che comprende questo nostro gioco a premi telefonico che è Lillo e Greg Quiz Show. Noi speriamo che almeno uno dei nostri vincitori riesca a aggiudicarsi il nostro favoloso premio in palio che vi ricorda montare una settimana di soggiorno a titolo completamente gratuito in una località scelta dal nostro ipotetico vincitore e nel corso di una di queste tre telefonate di questa sera. Speriamo che almeno uno dei nostri tre vincitori riesca a aggiudicarsi il nostro favoloso premio in palio, ma direi di bandire le ciance per il momento e passare subito, immediatamente all'azione. Quindi sentiamo subito che è in linea. Pronto, ciao, chi sei, dove simpaticamente ci sta chiamando? Erminia. Ciao Erminia,
Ciao Erminia, da dove ci chiami? Canicattì. Da Canicattì, splendida Canicattì, no? Canicattì. È una bellissima città, paese, insomma, posto, un bel posto. È il più bel posto delle Marche, degli Abruzzi, le Puglie. La Sicilia. È vero, la Sicilia, sì. Perché la Sicilia è una sola ed è bella anche per questo, sì. Ma è bellissima la Sicilia per tante cose, ma sono belle tutte le regioni. Diciamolo che uno va sempre in vacanza all'estero quando sono tanti di quei bei posti in Italia. Le patate sono diventate un piatto per ricchi, sì, è vero, i neri hanno ritmo nel sangue. I gatti sono molto più indipendenti dei cani. Sean Connery è molto più bello adesso che da giovane. È vero, sì. Che bello il fuoco, sarei le ore a guardarlo. Sì, il cinese ha un po' stufato. Senti, Erminia, prima di passare nel vivo dell'azione del nostro gioco a premi, sì, telefonico, e come nostra costumanza noi vogliamo far conoscere sempre meglio il nostro concorrente di volta in volta al nostro simpaticissimo pubblico a casa e a quello altrettanto simpaticissimo qui in studio. Quindi vorrei farti qualche domanda sulla, sì, tua vita per conoscerti meglio. Tu per esempio che cosa fai di bello nella vita, Erminia? Casalinga. Bello. E di brutto cosa faresti allora? Raccolgo lo sterco di cavallo e lo metto ad essiccare in camera mia. Ah, e a cosa serve? A niente. Allora è inutile. Però è brutto. È brutto, è vero, hai ragione. Senti, tu hai detto che vivi a Canicattì in Sicilia. Sì. In Sicilia c'è il mare. Tu vai spesso al mare? No. Come mai, non ti piace recarvitici? No, è che sono un po' pienotta. Ah, sei grassa. Grassa, diciamo un po' in salute. Sei grassa. Grassa, cioè diciamo mediterranea. Sei grassa. Sì, sono grassa. Ma non importa, perché noi tutti quanti qui, un bel applauso alla nostra simpaticissima cicciona Erminia. Noi tutti quanti, senti il pubblico qui da casa, spero che tu riesca a sentire il nostro pubblico entusiasta. Tutti quanti noi vogliamo che tu, malgrado la tua orrenda pinguetine, riesca ugualmente ad aggiudicarti il nostro favoloso premio in palio, che ti ricordo a montare una settimana di soggiorno a titolo completamente gratuito in una località a tua scelta nel caso di si vincere. Dove ti piacerebbe andare se tu vincessi questo ipotetico premio, Erminia? Canicattì. Canicattì, sì, Sicilia. Sicilia. Patate, sì, Sean Connery. Va bene, però sì, per vincere questo premio ci devi dire esattamente cosa leggi sul monitor, che in questo momento viene raffigurato anche sul tuo teleschermo. Non vedo bene. Ai ai ai, non è la risposta giusta, dobbiamo salutarti e passare alla seconda e penultima telefonata della serata. Pronto, ciao, chi sei, da dove simpaticamente ci stai chiamando? Complimenti per la sua trasmissione, Greg, io la seguo tantissimo, io e tutta la mia famiglia, lei è veramente in gamba, complimenti. Grazie, ti interrompo subito, dici innanzitutto come ti chiami? Catafalco Luisa. Allora Luisa, se è vero che ci segui con tanta assiduità, allora lo avrai capito, Luisa, che la nostra è una trasmissione a conduzione familiare, noi ci sentiamo una grande famiglia, Luisa, no? Sì. E quindi ti prego, diamoci del tu. Va bene, allora chiamami per nome. Catafalco? Anche perché Luisa come cognome non mi fa impazzire. Sì. Catafalco, sempre appunto come nostra consuetudine e costumanza, noi cerchiamo sempre di far conoscere il nostro concorrente di volta in volta al nostro simpaticissimo pubblico a casa, quello altrettanto simpaticissimo qui di studio, quindi anche a te vorremmo rivolgere qualche domanda appunto per conoscerti un po' meglio, per sapere un po' di cose di te. Per esempio, sento dalla voce che tu non sei più giovanissima, no? Diciamo che non sono più una bambina. Sei vecchia. Vecchia, cioè non sono proprio una giovincella. Sei vecchia. Vecchia, non è che proprio, ecco, sono proprio una ragazzina, una ragazzetta, un virgulto, ecco, insomma. Sei vecchia. Sì, sono vecchia. Beh. E sei sposata? Sì, da 30 anni. Complimenti, un matrimonio molto longevo. Hai figli? Sì, sì, ho un figlio da poco. E come mai? Un matrimonio così duraturo e un figlio piccolo? No, mio figlio ha 28 anni. Ma scusami, che da Falco hai detto che hai un figlio da poco? Sì, da poco conto, un po' scemo, non sa fa niente. Sì. Vabbè, comunque in ogni caso sei una madre, una moglie, una donna di casa, una casalinga, ecco. Proprio per conoscere quella che potrebbe essere la corrente di pensiero di una donna come te, che è appunto madre e moglie, adesso che siamo entrati di pari passo, cioè proprio adesso nel 2000, insomma, una domanda adesso non mi viene, aiutami anche tu, una cosa che potrebbe interessare anche noi. Ecco, per esempio, credi, Catafalco, che da un punto di vista prettamente teoretico il ruolo muliebre della donna nel XXI secolo veda depauperato il valore intrinseco di per sé immanente della femminilità, presentificando le plurime realtà compenetranti, si quasi a modificare l'assetto ontologico dell'endiade stessa, o la vigeato? Una risposta schietta. Io faccio delle lasagne favolose. Simpaticissima la nostra Catafalco, noi tutti quanti ti fiamo per te, tutti quanti noi vogliamo che tu, malgrado la tua veneranda età, prima di tirare le cuoia riesca a giudicarti il nostro favoloso premio in palio, che nel frattempo è aumentato e è arrivato a 3 mesi e mezzo di soggiorno a titolo completamente gratuito a Canicattì in compagnia di Erminia. Vai. Però per vincere questo premio ci devi dire la frase che in questo momento viene raffigurata sul tuo piccolo teleschermo. Vai, spara.
È un momento che prendo gli occhiali. Ai, 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 hai toppato anche tu, hai sbagliato, dobbiamo salutarti e passare alla terza ed ultima telefonata della serata. Pronto, ciao, chi sei, dove simpaticamente ci stai chiamando? Pronto. Pronto? Pronto, Deborah. Sì. Pronto? Tu come stai? Stai nuda, pronto? Credo ci sia una simpatica differenza. Questo non è Deborah. No, questo è Lilo Greg Quiz Show. Ma che sei, il marito? No, sono Greg, sono il presentatore di questo show. È un gioco a premi telefonico, sicciolina all'arco di telefonata, questa è la terza telefonata. E quindi? Beh, visto che sei riuscito a prendere la linea, direi di giocare insieme. Ma giochiamo un po'. Magnifico entusiasmo. Allora spara, dici chi sei. Luigi. Come ti chiami, Luigi? Mario. Qual è il tuo nome, Mario? Oreste. Benissimo, Walter. Senti, allora, prima di passare all'azione, anche qualche domanda a te per conoscerti meglio. Tu, Gualtiero, hai qualche hobby nella vita? Fumo. E cosa fumi, Vladimiro? Sigarette, sigari, pipe. Però lo sai, Ostorgio, che il fumo nuoce gravemente alla salute, è scritto anche sui pacchetti i stessi di sigarette. Infatti, a me sta cosa non mi sta bene. Allora sui giornali porno dovrebbero scrivere la masturbazione rende ciechi. È vero. Hai ragione, Eusebio. Però allora sulle fiancate delle automobili dovrebbero scrivere gli incidenti automobilistici mietono ogni anno più vittime di quelli aerei. E infatti, sulle fiancate degli aerei, però se caschi da qui sono cazzi tuoi. È vero. Hai ragione. Senti, Giacinto, questo per quanto riguarda il tuo hobby, sì. Invece come lavoro cosa fai? Maniaco. Goffredo è un maniaco. Allora, essendo l'ultima telefonata della serata, noi vogliamo avvantaggiare Gastone facendogli una domanda in un campo in cui noi abbiamo capito che lui si sente abbastanza ferrato. Sì. Allora, sei pronto? Vai. Ci dovresti dire dall'elenco telefonico di Milano AL il numero di telefono di Laurenti Silvana. 3267449. Benissimo, Nicolò. Adesso dall'elenco telefonico di Napoli MZ, il numero di telefono di Z Emma. 52 2 3 6 8. Benissimo, Pier Silvio. Adesso dall'elenco telefonico, concentrati perché è leggermente più complessa, ma se ti concentri bene dovresti farci. L'elenco telefonico di Roma, questa volta globale, ALMZ, il numero di telefono di ALMZ, che è uno di un 'Vai Timoteo che il tempo sta scorrendo. Chiamata una volta sola. Buttati Ezechiele che veramente il gong sta lì lì per suonare. 24 67 932. Prenderà il 22 23 995. Un applauso a Enrico Maria che ha risposto esattamente e si aggiudica il nostro favoloso premio in palio, che nel frattempo è arrivato a un esilio a Canicati in compagnia di Erminia di Catafalco. Ma non solo, perché essendo l'ultima telefonata vogliamo premiarlo con un premio aggiuntivo, un favoloso poster di 8 metri per 48 di Laura Pausini, che fa le cosacce al bagno assieme a Fabi Fibra. Sei contento di questo poster, Berengario? Cosa ci farai? Mi ci fu. È caduta la linea. Salutiamo Vercingetorige, Carminia e Catafalco. La prossima puntata è Lillo e Greg e Quincy Jones. Avanti il prossimo. Salve. Buonasera. Piacere, lei è attore? Attore, sì. Attore, nome? Claudio Gregori. Cosa ha portato? Ho portato un monologo, sì, che si intitola L'audizione 3. Prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Guardi, fate tranquillo perché qui non la mangia nessuno, per cui sia sciolto, sciolto, vada sciolto. No. Cosa? Era iniziato. Cioè, il monologo inizia con... sono molto sì, emozionato. Sì, spero di non imbrogliarmi. Sì, 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 l'inizio del monologo. Ah, l'inizio sì. del monologo. Fa proprio parte del testo. Sì. Scusi, perché non conosco il testo, quindi mi scusi tanto. Sì, sì, sì. Che gaffe, mi scusi. Prego, mi scusi. No, no, comprendo. Prego. Da capo. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Ma mi stai ascoltando? Certo. No. Oddio, mi scusi. Mi scusi, mi scusi. E l'ho detto che... Io no, mi deve perdonare, ma veramente, lei, a parte che è molto bravo, complimenti, no, è molto naturale, sì, per cui poi sembra proprio che ce l'ha con me, invece sì, no, fa sempre parte sì, del testo. Sì, mi scusi, non la interrompo sì, più, prego. Capo. Sì, sì, mi rendo conto, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato, non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Ma mi stai ascoltando? Non so, neanche un cenno. Ma lei sul serio pensava fosse finito? Eh sì. No! Che miseria! Mi scusi, mi scusi. Mi scusi tanto, mi scusi. Mi scusi, ma ripeto, io non riesco a capire... Sì, io capisco, ma sì, lei si mette nei miei panni, è un problema di concentrazione. Ma sì, ma così mi devo concentrare più che lei, mi scusi, eh. Che, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi...
Ma mi stai ascoltando? Non lo so, neanche un cenno. Ma lei sul serio pensava fosse finito? Io... un po' d'acqua, posso prendere? Sì, prego. No! Lo sapevo! Guardi, il tempo di rispondere, ho già capito che stavo facendo una stronzata. Mi scusi, guarda. Mi scusi tanto. Mi scusi, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi e quindi... Ma mi sta ascoltando? Non lo so, neanche un cenno. Ma lei sul serio pensava fosse finito? Io... un po' d'acqua, posso prendere questo? Ecco, il monologo finisce qui. Lo trova corto? No! No! Lo sapevo! Prego. Prego, mi scusi. Prego. Prego. Guarda. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi e quindi... Ma mi sta ascoltando? Non lo so, neanche un cenno. Ma lei sul serio pensava fosse finito? Io... un po' d'acqua, posso prendere questo? Ecco, il monologo è finito, lo trova corto? Perché in realtà dura 5 pagine. Io ho fatto 1 pagina e mezza perché pensavo che fosse sufficiente, ma se lei pensa che sia... corto per giudicare le mie qualità di attore, posso continuare? O se pensa che io non vada bene per questo lavoro, può anche dirlo subito. Ma forse non è il caso. È vero. Capisco solo adesso chi ho davanti. Pensavo sarebbe andata diversamente questa volta, invece no. Trovo sempre di fronte persone come lei. Persone che si sentono in diritto di giudicare chiunque. Sedute sul loro scranno, si sentono forti, dei loro soldi, e disprezzano quelli come me che vengono qui per elemosinare una misera parte, tanto per svoltare alla fine del mese. Perché lei ha i soldi, cosa gliene frega a lei? Io non lavoro i soldi, ma io ho un orgoglio da difendere, e quindi adesso me ne vado da qui. Ma sa cosa le auguro? Io le auguro che quando esce di qui questa sera lei vada sotto un camion. Questo è questo che le auguro. Beh, allora... Beh, molto no! Brava, cattoia! Salve. Salve. Salve, il suo nome? Magic Sebastian. Lei è qui come prestigiatore? Sono prestigiatore. Magic, sì. Sebastian, bene, il suo nome? Magic Sebastian. No, intendo il nome vero. Magic Sebastian. Il nome anagrafico? Magic Sebastian. Lei è stato battezzato Magic Sebastian? Magic Sebastian. Ah, e non ha scelto un nome d'arte? Sì, sì. Quale? Franco Rossi. Fuori! Avanti il prossimo. Salve. Salve. Attore, no? Sì. Nome? Giordano Bragaglia. Bene, cosa ha portato? Non me le chiede le esperienze teatrali? Oh, mi scusi tanto, mi scusi. Esperienze teatrali? 5 anni con la compagnia del Mortaio, 6 con quella dei Teatranti Scalzi e ultimamente con quella di Ferruccio Canarini nella commedia Le tristi sorti di un melograno che avvizzisce pieno di acrimonia nell'autunno cinese. Bene, cosa ha portato? Mi deve chiedere le esperienze cinematografiche. Oh, mi scusi tanto, mi scusi, esperienze cinematografiche. Non se ne esce oggi, va bene, grazie. Mi scusi, mi faccia riprovare. Non importa, la richiameremo noi se nel caso, grazie. Mi scusi. Avanti il prossimo. Avanti il prossimo. Salve. Salve. Lei si chiama? Io mi chiamo Gianni Palumbo. Ma lei è venuto qui per il ruolo di attore? Io sono attore. Ma che fa, prende in giro? Perché, scusi? Perché usa questa voce? Beh, la mia voce. Questa è la sua voce? È la mia voce. E lei fa l'attore con questa voce? È la mia voce, con che voce dovrei farlo, l'attore? Beh, se fa l'attore dovrebbe avere una voce più impostata. Una voce, ecco, un po' così. Ecco, tipo, un po' così. Ma che fa, prende in giro? Ma vaffanculo. Avanti il prossimo. Buonasera. Salve. Bene, lei è qui sempre per il ruolo di Gastone? Sì, 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 attore. Bene, sì. Qual è il suo nome? Come lui Celletti. Mi può ripetere per cortesia, non ho capito. Come lui Celletti. Celletti, il suo nome, sì. Il suo nome è? Come lui.
Mi scusi, mi soffermo, ma è un nome un po' bislacco. Beh, effettivamente, sì, insomma. Che origine ha? Beh, me l'ha messo mio padre. Sì, sì, perché è sempre stato un grande fan dei Beatles, in particolare di John Lennon. E quindi? E quindi quando sono nato ha deciso di chiamarmi come lui. Fuori! Ehi, Marielaide, amore, senti, sono io, sto aspettando l'autobus, sono le 18:14, se tutto va bene io per le 19:15 dovrei essere a casa. Ma che, come ti è venuta in mente questa segreteria? Sei veramente pazza, Marielaide, è per questo che ti amo. Va bene, ci sentiamo dopo. È veramente strano. Mi scusi, Sì? No, che ero qui vicino nei paraggi e non ho potuto fare a meno di ascoltare. No, perché anche il mio amore si chiama Marielaide. No, è particolare perché non è un nome così usuale. Anzi, è un nome piuttosto raro, direi, infatti. Vabbè, ma che andiamo a pensare, insomma, su. No, vabbè, no, è che una coincidenza, no, che subito... Sì, ovviamente... Ma no, non è quella che ti colpisce, perché sì, appunto un nome che non si sente in giro. No, poi certo. Mia Marielaide neanche di queste zone, perché sì, lei è originaria di Canicattì. Però i genitori sono ugrofinnici. Vabbè, no, chissà quanti ugrofinnici ci stanno in Sicilia. Sì, quello è vero, tantissimi. Adesso non trovi neanche un siciliano. Ma no, più, sì, se ne vanno, siciliani, sono pieno di ugrofinnici, ultimamente sì, proprio prendono d'assalto. Sì, poi non si prendono tra siciliani e ugrofinnici. No, infatti, sì, sì, infatti... Ma dai, stupidi. Ci siamo adumbrati un'altra volta, Siamo latini. Bastate quattro coincidenze che subito... È perché abbiamo... Vabbè, vuol dire che amiamo. Siamo caldi, siamo calienti, è ovvio. Cioè, ovvio, no, che stupido. No, ma poi mi sto facendo il sangue amaro quando invece mi stavo dicendo... No, le spiego, stavo ridendo perché la mia Marielaide ha messo una segreteria telefonica proprio bizzarra. Ci sono tutti animaletti da cortile. Sì. Allora si sentiva che l'agnello viene e fa bene, e poi il porcino fa l'asinello fa io, e a un certo punto arriva un cavalluccio che fa trotto, trotto, la lillallero, trotto, trotto, ho, ho. Vabbè, ma... No, vabbè, ma le scaricano da internet, queste qui se le passano via mail, cioè, dicono che l'hanno inventata loro, ma non è vero, cioè, sono queste segreterie che girano queste, tutte uguali, no, infatti. Sì, è vero. Ma sì. Sì, è vero. Sì. Vogliamo fare una cosa, se non le dispiace, ci scambiamo il numero di telefono. Volentieri. E organizziamo una sera, andiamo a mangiare una pizza in quattro. Sì, così ci raccontiamo di questo incontro. E le facciamo conoscere a loro, che poi appunto si chiamano allo stesso modo e saranno due ragazze completamente distinte e differenti. Ah, questo glielo posso assicurare. Io lo dico io, perché la mia Marielaide è una ragazza molto alta. No, vabbè, ma non è alta, è proprio molto alta, è alta 2,15 metri. Vabbè, ma adesso 2,15 per una ragazza è normale, Sono le nuove generazioni, i maschi arrivano pure a 2,40, 2,60, arrivano, cioè 2,15 adesso è un'altezza media. Sì, sono i fertilizzanti. Sì, vabbè, cose... l'alimentazione, le cose, sì. Ma anche... Sì, ma poi la mia tra l'altro c'è anche un difetto, che è proprio dettato dal fatto che è molto alta, che si chiama ginocchia floscia, quindi cammina così. Sì, lo so, ma è un difetto di quelli, me l'ha detto l'ortopedico, che sono... la mia è molto particolare, perché è così alta, è appariscente perché ha i capelli platinati, però fatti a dreadlocks, che terminano alle caviglie con una serie di ciuffetti oro e magenta. Siamo riadombrati un'altra volta, Bastati 15 coincidenze che se ne correga, perché siamo... Le mie sono un tatuaggio! C'è un tatuaggio che parte da dietro la schiena, fa tutto il giro, fa tutta la circonferenza, tutto così, passa così, no, tipo una fascia, ed è un pitone con tutti i puttini intorno, ogni puttino ha arco e freccia, e da ogni freccia esce un fumetto con su scritto Viva Giorni Dorelli. La mia... Marielaide se l'è fatta quest'estate a Kuala Lumpur, da un tatuatore lappone, che si chiama Palmiro Bartolazzi.
per adesso, insomma, Bartolazzi è il numero uno dei tatuaggi, eh. Se non li fai da lui. No, non... no, cioè oggi. E poi lui è la firma sua, quella del pitone. Sì, lui fa sempre il pitone, proprio. Cioè, lui costringe lui i clienti a fare quello col pitone. Ma è sul libro, c'è solo quello. Cioè, quel pitone con Viva Gianni Torelli, lui fa solo quello, cioè, perché lo fa benissimo, quindi convince tutte a fare. Lei invece la voglia di ornitorinco. A forma di cerbiatti zoppi. Sulla schiena, sì. Ecco fatto. Eccoci. Così. Sono bastate 40 coincidenze. Che subito. Perché siamo latini, è ovvio. Quindi amiamo. Meglio noi che gli svedesi che poi si impiccano. Freddi, aridi, algidi. E vabbè, dai. No, ma io sono tranquillissimo. Ma anch'io, eh. Io sono proprio... Ma io pure, ma scherziamo. Che la mia Marilady, io... cioè, è una ragazza... Io ma pure mai... la mia... Ci metterei la mano... Sul fuoco? Beh, è una cosa calda. Ma pure io, ma scherzi, proprio... Ma stiamo scherzando, ma certo. Ma assolutamente, proprio. Ma proprio... Senta. Sì, mi dica. Visto che abbiamo adesso appurato che... Le nostre Marilady sono due ragazze completamente distinte e differenti. Capito, certo, sì. Però una curiosità mi è rimasta, se può parlare, non è una cosa. Dica. La sua Marilady è una donna sposata? Sì, ma purtroppo non con me. Ale, la mia con me. Mamma mia, oh, okay. Io un attimo, guarda. Ma pure io. Mamma io. Il mio nome è Bond, James Bond. E cognome? Bond. Bond, James Bond, Bond. Ma è buffo. Nato, eh? No, allora no, io dico, il mio nome è Bond, sarebbe James Bond. James Bond, cognome? Bond. Ah, James Bond, Bond, solo un James e Bond, se no potrò il cognome. Nato, eh? No, aspetta un attimo, allora. Allora facciamo il cognome prima. Bond. Bond. Nome? James Bond. James Bond Bond. Sono due James del nome, un Bond del nome e un Bond del cognome. Nato, eh? No, aspetta un attimo che... Allora, facciamo da capo, scusa, nome. No, scusa perché adesso mi sto confondendo. Che è burocraticamente anche cognome. No, va bene. Io ho sempre preferito il nome, no, però devo fare mente locale un attimo. Però allora, se lei preferisce... Per favore! Allora, io entro nei posti e dico... Il mio nome è Bond. Cioè, ecco la stronzata, perché io dico il mio nome è Bond. Invece quello è il cognome Bond. Io devo dire. Il nome è Bond, il nome è James Bond, quindi il nome è James Bond. Cognome? Bond. James Bond, ho scritto bene prima. James è il nome, modello come cognome, è nato, eh? Allora. Vabbè, ce lo metto io dove è nato. Nato a Velletri, Frascati Velletri. Ma due basse non c'erano? Con molto piacere, adesso... sono onorato e veramente felice di avere qui ospite uno dei più grandi scrittori del mondo, sicuramente il più grande scrittore giapponese, ma forse uno dei più grandi scrittori del mondo. Lo facciamo entrare, Akira Sakamoto. Prego. Un applauso a questo grandissimo autore. È qui per presentarci la sua ultima opera, un libro bellissimo che si intitola Morte di un fiore di loto. Akira, tra l'altro, è un grande appassionato degli usi e costumi italiani, dell'Italia, e, se non sbaglio, parla anche abbastanza bene l'italiano, vero? Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole numero di lemmi nel vostro italico idioma, onde far fronte alla mia reiterata presenza nello stivale, ecco. Lo parli benissimo. No. Come no? No. Magari a parlarlo tutti così. Allora, parliamo del libro, Morte di un fiore di loto. Ecco, a dispetto del titolo, in realtà è un libro positivo, un libro solare, ecco, ma ce ne parlerà direttamente Akira. A te? Sì. A morte di fiore di loto, che non è morte perché lui è morte, è fiume, che va, che vita, che luce, lui gatto, e no uomo, perché lui dice, fa, che è morte, che no fiore, loto, che lui luna, luna di Akira. Cane, e che va, eh. Akira, non si capisce, cioè, non è un traduttore con te? Allora. No, perché non si capisce, cioè, ma tu non lo parli italiano? Beh, diciamo che ho dovuto memorizzare un notevole numero di lemmi nel vostro italico idioma, onde far fronte alla mia reiterata presenza nello stivale, ecco. No, dico, a parte questa frase, il resto... No, solo...
Ma no, perché questa frase la dici benissimo, oh, proprio, no? Grazie, è una cosa incredibile proprio. Vabbè. No, perfetta, dice perfetta. Va bene, torniamo al libro, Morti di un fiore di loto. Vediamo se riusciamo, insomma, a spiegare almeno in parte un po' il senso di questa opera. Ah, morte di fiore di loto, che lui non morte perché è sole, e che lui prende, va uomo e dice donna, prende, che non morte perché vita, è vita di lui che pesce. Devo interrompere, devi tornare col traduttore perché non si può andare avanti, quindi a questo punto saluterei il nostro pubblico, grazie, salutiamo Akira e Kurosawa, grazie. Prego, puoi salutare Akira? Beh, diciamo che ho dovuto... Abbiamo capito, non c'è messa... Fai ciao! Ecco che siamo pronti al nostro prossimo collegamento. Il nostro inviato italo-francese Forlozzo d'Amélie si è recato per noi nel Nord Italia, Lombardia, credo, per parlarci, per fare la telecronaca di un evento sportivo molto importante che si svolge appunto da quelle parti, che dovrebbe essere un'arrampicata libera. Non abbiamo capito bene quando ha chiamato, c'è anche una madrina di questo concorso, perché non abbiamo capito bene perché un po' la lingua parlata masticata male dal nostro Forlozzo, anche un po' la linea disturbata, ma cerchiamo di ripristinare tutto quanto adesso con questo collegamento. Se è già in linea Forlozzo? Greg? Eccoti, sì. Ciao Greg, mi trovo qui per questa importantissima manifestazione che si chiama Le Tre Civette. Le Tre Civette? No, le 13 vette, le 13 vette, ok, vette, sì. È una manifestazione che si svolge a Como, ed è molto importante, presenzierà questa manifestazione una madrina d'eccezione, ecco. Una madrina, sì. Una madrina che è stata la prima scalatrice a vincere le 13 vette. Una scalatrice? No, la scalatrice. Una scalatrice? Una scalatrice. Beh, allora, quindi è stata campionessa e darà del filo da torcere. Allora, no, ma lei non concorre. Lei non concorre? Si chiama Ambra Rabacci. Ambra Rabacci. Sì. Non concorre. Ah, non è mai concorso. No, bene. No, Ambra Rabacci concorse. Ambra Rabacci. Non capisco. Ambra Rabacci concorse a 13 vette su Como. Non ho capito. Forlozzo, allora. Non si capisce. Scandisci meglio. Allora. Sì. Allora, ricapitoliamo. Allora. C'è una madrina. C'è la manifestazione, la prima cosa, c'è la manifestazione, che si chiama Le 13 Vette. Sì. Il primo anno delle 13 Vette ha partecipato Ambra Rabacci e ha vinto. Quindi dopo, concorso, sì. A concorso. Sì. Quindi dopo tanti anni hanno richiamato Ambra Rabacci per concorrere nuovamente. No, allora, no. Questa purtroppo, porca troia, si chiama Ambra Rabacci. Vabbè, un nome e un cognome come un altro. Sì, però Ambra Rabacci concorsa a 13 vette. Ambra Rabacci cicco a 13 vette. Forlozzo. Buongiorno. Salve. Posso esserle d'aiuto? Sì, grazie, sì. Lo facevo prima. Sì, mi dica. È Disco Boom questo negozio? Sì, Disco Boom, sì, la discoteca. Sì. Sì, no, perché lei avrà letto Disco Umma fuori, no, perché c'è la B-riparazione, ma è Disco Boom. Bene. Sì. No, perché mi è stato consigliato da un mio amico questo negozio, che mi ha detto che voi siete specializzati anche in dischi d'epoca. Soprattutto, musica vintage del passato, certo, è proprio la nostra specializzazione, sì. Bene, perché devo fare un regalo a mio cugino so che lui è appassionato di questa canzone anni 60, quindi ce l'avete? Quale canzone? Devo essere più specifico? È un pochino, sì, un pochino di più, anche perché è un periodo ricco di canzoni quello, quindi sì. Cosa le posso dire? È che non so, per esempio, il nome del gruppo, o del cantante, o della cantante, insomma. Non so. Niente. Non si ricorda nemmeno se era appunto una cantante o un gruppo? No, voci... Mi sembra che siano maschili, senz'altro. Sento di più, quindi probabilmente è un gruppo. Le può servire il titolo? Magari, ecco, è il titolo, sì, certo. Non me lo ricordo. Allora che mi dice? No, però magari poteva servire. Cioè, no, serve sicuramente, ma se lei non lo sa, cosa che mi dice può servire? Serve, però se non lo sa. No, però per le prossime volte magari se serve il titolo. Serve sempre, sì, il titolo. Già ce l'aveva in mano il disco, che mi aveva detto il titolo. L'hanno usata per una pubblicità. Ah, che pubblicità? Non lo so.
strade, mi chiede delle cose. Non so proprio come aiutarla, guardi. Hanno fatto una cover. Ah, ecco. Circa tre... Inutile che le chieda anni... il nome del gruppo, no, che ha fatto la cover, anni, infatti. 15 quindi... anni fa, una cosa, 20 anni fa. Non so che dirle proprio. Mi devi dare qualche... Quando è stato? Una decina di giorni fa. Sono andato degli amici in un locale, c'era un gruppo sul palco che la stava facendo. Che locale? Guardi. Mannaggia, mi dispiace perché volevo regalarla a questo mio cugino. Il motivo? Perché gli piace molto questa canzone. Allora, No, il motivo per cui lei lo voleva regalare a suo cugino. Dico il motivo, la musica, l'aria, Sì, la melodia. Sì, Le può servire? Io sono un esperto perché insomma conosco bene allora, quel periodo, poi fa... insomma, mi può aiutare molto, sì. The East Coast girls are rip, I really did those stars to wear. And the Southern girl with the way they talk, they knock me out well now down there. The Midwest farmer's daughters really make you feel alright. And the Northern girl with the way they kiss, they keep the boyfriends warm at night. I wish they all could be California, girl, they all could be California. I wish they all could be California, girls. The Western has the sunshine and a girl are get so tan. I dig a French bikini on a wire iron door by a palm tree in the sand. Ooh, I've been all around this big great world and I've seen all kind of girl. Yeah, but I couldn't wait to get back in the States, back to the cutest girls in the world. I wish they all could be California, girl. They all could be California. I wish they all could be California, girls. I wish they all could be California, girls. They all could be California. I wish they all could be California, girls. They all could be California. I wish they... Oh, e poi sfuma. No, non ce l'ho. Grazie lo stesso, arrivederci. Dove sei finito? Scusa che ho cambiato l'acqua alle olive perché insomma no, che c'è quelle olive secche lì di là. Ah, sono... sì, bene, perché me le tengo lì per me, non le mangio io, stanno lì perché mi piace il colore che prendo, vabbè, è una cosa mia, insomma. Cioè, ogni altro devi cambiarci. Troppo forte l'aria condizionata. Infatti è poi una bella invenzione. No, dico troppo forte, sento freddo. Ah, senti freddo, aspetta che l'abbasso un po', ecco qua. Già si è riscaldata l'aria. Hai visto? Che roba? Questa me l'ha riparato un amico. Funzionava malissimo prima, ma già da quando l'ho comprata funzionava male. Questo mio amico che pensa lavora alla NASA, lui per hobby ripara i condizionatori. Pensa. Bravissimo, guarda, un genio proprio. Sì. Ottimo. Perché è difficile trovare dei professionisti adesso, proprio se li chiami prima che arrivano. Ma infatti. Senti, vuoi qualche altra cosa da mangiare? Un dolcetto, un caffè, qualcosa? Cena squisita, sto benissimo. A proposito, il filetto, sentito una delizia. Sentito che carne, questa mica la compriamo al supermercato. Questa ce la fornisce un amico che c'è un allevamento di carne danese in Argentina. Sì, in Argentina. La vende solamente a quelli del posto e poi la regala agli amici più intimi. Cioè, la prendete a me e a George Clooney e basta. Poi la vende là intorno, insomma, è un piccolo. È un burro. Hai sentito? È buonissimo. Che poi lo sai, io non è che ci faccio molto con la carne. Beh, la mangi. Ma solo quello. Normalmente preferisco il pesce. Ma per il pesce, scusa, devi andare da Agostino Beach sul lungomare nord. È un posto un po' nascosto, non lo conoscono tutti, ma fa un pesce da paura e spendi pochissimo. Tipo quanto? Beh, siamo stati recentemente in quattro, abbiamo preso dunque antipasto, spaghetto allo scoglio, frittura mista, grigliata mista, vino, caffè, limoncello, dolce, 15 euro in totale. Beh, buon rapporto qualità-prezzo. Infatti, sì. Poi mi dice che hai mangiato pesce, anche se vuoi mangiare pesce e spendere... Ci sei mai stato in Grecia? Mazza, recentemente proprio, sì, si pensa a Satros, un volo andata e ritorno 100 euro. Si trovano a quel prezzo. No, me l'hanno di loro, sì, perché era un'offerta speciale, quindi ho approfittato, sì. No, io vado spesso a... Ma io, un po' di anni, vado spesso a Misanos Adriaticos. Ah,
Sì, è un'isoletta di pescatori, non la conosce quasi nessuno, ma è veramente, sai, lì ci sono proprio i pescatori che ti pescano, ti cucinano il pesce. Ma dai, che bello. Sì. Ma anche perché loro hanno un apparecchio, cioè anche quando nuotino, loro vengono dentro l'acqua, questa cosa è impermeabile, pescano e cucinano lì. Mentre nuoti. Sì. Poi ti seguono anche sulla spiaggia, a un certo punto ti manda via, perché è una cosa, sì, sempre come poi gratis. Però principalmente io vado lì per l'albergo, cioè questo albergo calcola che è 12 stelle, unico al mondo, sì. E costa 9.000 euro. 9.000 euro al giorno? Sì. Mamma mia. Però calcola che io ho un amico che ha un cugino che lavora alla CIA, che me l'ha fatto avere a 35 euro a notte. Un bello sconto. Sì, un bello sconto. Ed è proprio un albergo spettacolare. Calcola che ha solo suite. Le suite sono circa di 300 metri quadri. Le suite? Sì, con la dentro della piscina. Così. E hanno, ognuna di queste qui ha un terrazzo di 500 metri quadri. Grandissimo, bello. Sì. E calcola che da lì vedi tutte le isole. E quando è molto tersa l'aria, calcola che vedi anche i fiori. Dalla Grecia? Sì. E poi c'è questo tramonto che dura 5 ore, perché lì è sotto il meridiano. Ah, ho capito. Quindi. Allora, dalle 7 di sera vedi questa palla di fuoco che tramonta per 5 ore e poi a mezzanotte diventa tutto bellissimo, buio. Bellissimo. Io sono stato a Coira invece in Portogallo, un posto spettacolare. No, perché c'ho questo mio cugino che conosce questo ex armatore, no? Che poi è stato prima armatore, poi è stato ammiraglio della flotta navale della regina in Inghilterra, no? Poi si è stufato a un certo punto e ha detto basta, adesso mi compro uno yacht e ci invito gli amici. Infatti c'ho questo yacht fantastico dove sono andato, con delle cabine enormi, grandissime. Pensa, in ogni cabina c'è il campo da tennis sintetico dentro, pensa. Campo da tennis in con l'istruttore fisso che sta là seduto, fisso. Cioè ce l'hai tutto, tu de notte, alle 3 ti sveglio, cioè, vuoi giocare a tennis, lui ti fa palleggiare l'istruttore. Per dire, no? Per dire queste cose. E poi ci portava lui, appunto questo ex ammiraglio, ci portava a mangiare in questo ristorante, vabbè che non ti dico, devi prenotare 3 anni prima se vuoi andarci, lui perché lo conosce, dove mangi solo pesce crudo, ma freschissimo, in quantità industriali proprio, e champagne di altissimo livello. E poi c'è questa cosa del babà, loro sono famosi per il babà di Napoli, ti fanno mangiare il babà di Napoli. Sì, però tu devi ordinarlo appena arrivi al ristorante, perché loro hanno un jet privato che lo vanno a prendere a Napoli, cioè, quindi tu arrivi il tempo del jet da arrivare a Napoli, arrivare in Portogallo, a Coira, e te lo servono poi, capito? E che abbiamo speso? 8 euro a persona. Buono. Niente, proprio niente. Buono, poi sì. Se mi dici che è pesce crudo, crudo, devi pure trovarlo, gente che lo sappia fare, perché sennò, per esempio il sushi anche, che poi il sushi è dietetico, sì, è dietetico, ma mangi anche 10 kg, non ti fa niente proprio, dimagrisci anche volendo, sì. No, oddio, sì. Per dimagrire non ci stanno santi, la cosa migliore è non mangiare, non mangi per 6-7 mesi, vedi che i chili li butti giù, certo, li riprendi quando poi riprendi a mangiare, questo è ovvio. C'è una dieta che invece ho fatto ultimamente che è molto buona, perché me l'ha consigliata un mio amico che fa il principe a rapallo. Ah, ma come lavoro? No, per hobby, lui normalmente sa la Digos. Però ogni tanto fa il dietologo al Bolshoi, quindi ne sa di diete. Certo. Ma ha consigliato questa dieta che è dissociata, perché un giorno mangi cibi caldi e cotti, un giorno cibi freddi e crudi. Funziona? Funziona, perché non associ mai questo il calore. È una cosa chimica, insomma. È una cosa chimica e perdi tipo 16-17 kg al giorno. Ammazza, ottima, la voglio fare questa qua. Sì. Calcola che appunto. Però mi sa che la stessa dieta di cui parlavo tempo fa, non so, questa mi ha detto che perdevi 12-13 kg al giorno, quindi più o meno che sia la stessa, me l'ha consigliata Putin a me, Putin, questa qua, sì, perché dove l'ha conosciuta? Beh, lui è il mio compagno d'ombrellone, quel vicino d'ombrellone quando vado... che non esiste, è un androide. No, lui è un androide, sì, lui è stato costruito perché, vabbè, tu c'è tutta una storia dietro, no? Sto veramente bene, sto bene. Periodo fantastico, guarda, veramente, io non so, è un periodo d'oro, delle volte capitano questi periodi, ma mai così, guarda, è una meraviglia, io che ne so, il lavoro per esempio, no? Sto chiudendo contratti su contratti, il mio capo mi vuole promuovere, mi ha già aumentato lo stipendio, me l'ha quasi raddoppiato, e dovunque vado chiudo contratti, cioè, ma non devo fare neanche niente, le cose mi vengono così, da sole, è bellissimo, la salute, sto bene, mi sento in forma, ho voglia di correre, vado in palestra, e mi sveglio sempre pieno di energia, ma poi con Tiziana ci siamo reinnamorati di nuovo, tutta la crisi che c'è stata con lei, no? Siamo diventati due adolescenti, due bambini, due sedicenni, guarda, è un periodo veramente bello, sto veramente molto molto bene. Io non ti vedo bene. Vabbè, forse ho esagerato un pochino, effettivamente. Beh, diciamo, insomma, il lavoro va abbastanza bene, va abbastanza. Non mi posso lamentare, va, insomma, chiudo abbastanza contratti, nonostante il periodo, perché il periodo è di grande crisi, non ce lo scordiamo. Però nonostante tutto, insomma, riesco a barcamenarmi alla grande, quindi sono, insomma, sono abbastanza contento, ecco, non mi lamento. Poi la salute va non male, gli anni un po' ci stanno, però qualche acciacchetto, però
Insomma, non ho grossi problemi, ecco, abbastanza energico, seguo una buona alimentazione, insomma, non mi lamento. E con Tiziano adesso ci salutiamo adesso per esempio, la mattina presto, quando esco, ciao, oppure quando ritorno a casa la sera, insomma, si sta un po', come dire, ricostruendo anche il rapporto con lei, ecco, quindi... Non ti vedo bene per niente. Infatti sto malissimo. Mi hanno licenziato, ti rendi conto, dopo tanti anni, mi hanno licenziato. Ma dove vado adesso? Dove vado? Non c'ho più una lira, sto chiedendo soldi in prestito agli amici, a te ancora non te l'ho chiesto perché ti conosco troppo e mi imbarazza. Ma non so più che fare, guarda, veramente, tutto ciò poi che fa si ripercuote sulla salute. Infatti sto male, ho l'ansia, non respiro. E vedi, anche adesso, gli sto parlando con te e mi viene l'ansia. E poi Tiziana mi tratta malissimo, dice che sono un fallito, dice che non valgo niente, già mi odiava prima, pensa adesso, capito? Mi rinfaccia tutto, io non so più che fare, l'altra volta siamo arrivati alle mani e non era mai successo. Siamo arrivati anche a questo e poi niente, ecco, ti ripeto, poi sto male, la tariga, ecco, non respiro, ecco, il sintomo è che non respiro, anche adesso ho fiato, io posso andare a bere un bicchiere d'acqua per favore? Posso, sì. Grazie, scusa, grazie. Pronto? Ottica Berardi, pronto? Sì. Salve, sono Gregori. Io sono passato questa mattina a ritirare un paio di occhiali da vista. Esatto, sì. No, vanno male. E non lo so perché. Io adesso sono qui con un mio amico e sta anche abbastanza vicino. Io non lo vedo bene per niente. No, e lo vedo sfocato. E non so. Non so da cosa dipenda, gli assi focali, non lo so, lo sapete voi. Io però l'ho pagati, quindi. Voi ancora chiudete? Allora, io vengo, intanto ho gli altri occhiali io, quelli, va bene, quelli, però non è che siano buonissimi, va bene, ci vediamo tra una mezz'oretta, grazie. Oddio, grazie, ci voleva proprio, scusami. Ora ti vedo bene. Lo so, perché mi sono sfogato, perché uno deve dirlo, a un amico specialmente deve dirlo, va bene, ma che va bene, non va bene niente, bisogna dirlo. No, non benissimo, Dammi tempo. Salve. 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 Sto facendo bird watching. Bird watching? Osservo gli uccelli. Ah, interessante. Bello. Interessa anche lei? Vabbè, non particolarmente, però sono trovo. Sto osservando un Eritacus rubecula. Ah. Volgarmente detta petirosso. Ah, petirosso, si chiama così. Vuole vedere? No, guardi, sto leggendo il giornale, non... È interessante l'Eritacus rubecula. Immagino, sì, sì. Sa perché? Sì. Perché normalmente i maschi, quando sono cresciuti, perdono questo piumaggio che non è rosso, è arancione petto. Sì, sì, sì. Invece questo particolare esemplare che sto osservando io sembra già adulto, ma ancora tutto il piumaggio arancione. Ma pensate. Guardi, sì. se non ci crede, guardi. Ed è una cosa molto particolare, perché praticamente lui avrebbe dovuto perdere tutto questo piumaggio. No, è lì l'eritaco sul becco, eccolo lì. Dicevo, a questo piumaggio, sì, rimane un po' in questo modo, però dovrebbe la maggior parte essere un po'... No, ma dove guarda? Lì non c'è niente, è solo un collegio femminile, è lì che deve guardare, c'è l'eritaco sul becco. E poi c'è questa cosa anche strana che ha, una caratteristica che ha l'eritaco sul becco, è che lui non fa... le uova sui nidi, dove guarda, è lì l'eritacus rubecula, non fa le uova sul nido, ma le fa a terra, ma che cosa, guarda, lì sono solo due che fanno del sesso in macchina, guardi l'eritacus rubecula, e queste uova le fa tra le radici. Allora lei si domanderà perché,
E allora gli dice, ma cosa guarda lì? C'è solo una senza mutande sul ramo lì. Guardi lì che c'è la di tacco sul becco, là, che è così bello. Allora, quello che viene in mente, no? È se l'eritaco su rubecola fa le uova... Ma quant'anni c'hai te? 48. Ma 48? Ancora sta per sé metti rossi, stai. Ragazzi! Noi abbiamo comprato delle birre. Ma siamo sole sole e ci annoiamo. Volete venire a farci compagnia? No, grazie, abbiamo da fare, Aria. Aria, grazie, ciao, ciao. Ammazza. Via. Ciao, perché ciao, ti abbiamo chiesto male. Ciao, ciao, ciao. La mandate via. Ma quelle, io ho capito, quelle volevano compagnia nel senso andare a letto con loro. Ma quant'anni c'hai te? 48. E 48 anni? C'è un collegio femminile di là, due che fanno sesso di qua, una che una scosciata sopra e te sta pensando a letto con le ragazze. A soggetto! Ciao Carlo. Ciao Oreste, ciao. Bene arrivato. Sì. Vieni, accomodati. Sì. Siediti costì sul divano. Sì, mi accomodo costì sul divano, ecco. Ti preparo un cocktail, eh? Ma guarda, vuoi? Vado molto di fretta in realtà, perché sono abbastanza, giusto perché ti ho sentito strano al telefono, quindi... Non preoccuparti, sarai fuori di qui prima di quanto immagini. Mi hai sentito strano al telefono, hai detto, eh? Beh sì, eri cupo, eri molto cupo. Cupo? Sì, cupo. È vero, tu non sei abituato a vedermi cupo, eh? No, beh, solitamente no, insomma, invece stavolta eri cupo. Mi hai visto sempre come un uomo sereno. Sì, come no, sereno, sì, una bella casa. Una bella casa, un bel lavoro. Un bel lavoro, una bella moglie. Bella, così tu trovi che Marta sia bella. Beh, Marta è molto bella, elegante, una signora. Una signora, giusto. È vero, essendo sposata con me, lo è una signora, legalmente lo è. Ma mi dici esattamente sì. Il motivo per... Sì. Cominciamo dall'inizio. Dall'inizio, sì. Carmine, sì. Tu hai mai pensato a me come un possibile assassino? Ma che stai dicendo? No, ma ovviamente no. Sono troppo calmo. Sì, giusto, oggi un po' cubo, sono sempre calmo. Ma neanche per gelosia. Gelosia? Perché gelosia? Lo hai detto tu, ho una bella moglie. Bella, mo' bella, insomma, è un tipo, insomma, pure Mora. Perché Mora non è bello? Beh, solitamente quando si dice bella si intende bionda, alta, bionda. Ah, Marta è alta. Ma è Mora. Andiamo avanti. Sì. Anzi no, indietro. Indietro, meglio. Indietro a quel giorno in cui io conobbi un ragazzo. Così simpatico, così allegro, così alla mano, disponibile. Veramente una persona amabile. Una persona con cui sentivo di potermici confidare. E ero così entusiasta di averlo conosciuto che decisi di farlo conoscere anche a Marta. Così lo invitai a casa, Marta lo conobbe e ne fu entusiasta quanto me, o dovrei dire più di me. Dai, ma sai come fanno le mogli certe volte per far contenti il marito, no? Cioè praticamente loro magari uno gli sta un sacco antipatico, però se è un amico del marito fanno credere il contrario. Le conosco bene le mogli. Bene? No, l'ho letto. No, a Marta piaceva molto questo ragazzo. E a lui piaceva Marta. Com'è bella, soleva ripetere. È bellissima. No, Marta non è bellissima, su forza. Marta, innanzitutto, Marta cioè, appunto, è mora con gli occhi verdi. Poi è alta, c'ha un bel seno, c'ha il seno, c'ha il vitino, gamba lunga, caviglia fine. Non è un granché, dai, tu. Lui piaceva. Ma so gusti. Piaceva così tanto. Sì. Che da quel giorno cominciò a venire spesso a casa mia. Molto spesso. Spessissimo. Anche quando io non c'ero. Perché magari pensava che c'eri e invece non c'eri. Io pensavo di aver trovato un amico. E invece avevo snidato una serpe.
e ho cominciato a pensare che non me lo meritavo. No. Non poteva essere così. No. E allora sai cosa ho fatto? No. L'ho invitato di nuovo a casa mia. Con una scusa. L'ho fatto accomodare. E gli ho offerto un cocktail. Un cocktail a base di cianuro. Ed ora il rimorso non riesco a cancellarlo. Vedo il suo volto davanti a me che muore. È successo 5 mesi fa. E sono 5 mesi che io... Che è successo? Scivolato. Incredibile. Sono scivolato da seduto. Incredibile. Sta seduto. Incredibile. Sciolato da seduto. E quindi ho pensato di raccontartelo. Hai fatto benissimo. Guarda, io sono veramente come dire, orgoglioso di questo. Ciao, grazie. A presto, ti saluto. Adesso salutami Marta, vado via. E non vuoi sapere perché io abbia deciso di raccontartelo? Perché siamo amici, no? Perché io so che tu non lo racconterai a nessuno. Ma perché dovrei farlo? Scusa, siamo amici. Io sono sicurissimo che tu non lo racconterai a nessuno. Ma muto come un pesce, amico muto proprio. Carmine, sì. Che fine ha fatto quel tuo accendino Zippo? Quello con le iniziali sopra? Quello che sempre rechi teco? L'hai smarrito forse? Sì. Qualche giorno fa, più o meno. 5 giorni fa, forse? Cinque giorni fa, sì. L'hai trovato tu? Può darsi, forse. Oreste, dopo quanto fa effetto il cianuro? Dopo circa un minuto. Oddio. Comincia a offuscarti la vista. Cominciano a tremarti le gambe. Senti un nodo alla gola. E stramazzi. Morto. L'ho trovato nel mio studio 5 giorni. Posso sapere cosa stai facendo? Fa stretching. Qui nel salone di casa mia? È perché dove si fa stretching? In palestra? Ah, ci stanno proprio le palestre per... Io facevo sempre in giro, lo facevo. Invece vai in palestra e paghi e fai stretching. Oh, grazie per la dritta, veramente, perché adesso, anzi, guarda, mi vado a iscrivere subito, perché io adoro lo stretching, quindi vado in palestra. Grazie, a presto, ci vediamo, salutami Marta, ciao. Oh, Cribbio, no. Carmine! Sì? Perdonami, Carmine! Perché io ti ho avvelenato! Pensa che ti ho preparato il cocktail martini col vermouth bianco anziché quello dry. Potrai mai perdonarmi? Oreste? Sì! Vaffanculo! Argentina, occhio! 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 Argentina, occhio. Ah. Oh. 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 Questo è Argentina, occhio. Argentina, occhio. Argentina, occhio.
puntina occhio. Puntina occhio. Zuntina occhio. Zuntina occhio. Duntina occhio. Duntina occhio. Funtina occhio. Guntina occhio. Funtina occhio. Funtina occhio. Ove se ve? Runtina occhio. Runtina occhio. Ove ti vado? Namio no, prendo occhio. 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 Namio no, prendo. Capito, vado io, prendo occhio. Occhio. Luntina occhio. Io. Luntina occhio. Luntina occhio. Luntina occhio. Luntina. No! No, no, luntina occhio no. Luntina occhio. Ah, era questo, luntina occhio. Luntina occhio. No, io sempre. Untina occhio, fallo tu, untina. No. Occhio. Untina occhio. Untina occhio. Da! Untina occhio. Untina occhio. Puntina occhio. Puntina occhio. Ma vammi ammazzare dell'occhio. No. La puntina. Fratino occhio. Fratino occhio. Gradino occhio! Ah! Gradino occhio! Ci faceva molto piacere farvi ascoltare alcuni trailers di quelli estrapolati dal nostro programma 610 e ci accompagnerà per questi trailers il maestro Attilio Di Giovanni, a cui tributerei un applauso. Prego. La storia di un pasticcere appassionato del suo lavoro. Inventerò dei dolci nuovi, buonissimi, speciali. Notte e giorno, giorno e notte, un lavoro indefesso finché una mattina. Eccole, ci sono riuscito. Queste frappe saranno il mio capolavoro. Ma non sempre le cose buone sono anche sane. Buongiorno. Oh, buongiorno a lei, desidera? Vorrei un dolce. Prenda codeste frappe, le facciamo noi. Poi il dubbio. Ma come le fate? Beh, con lardo, sugna, burro, zucchero, mascarpone, strutto, margarina e ricotta. Mazza, le fate ignoranti. Le fate ignoranti. Nei cinema. Un film sull'amicizia. Uè, raga. Ci prendiamo una roba da bere. Sì, va bene, ma il Ferdi dov'è che sta? È con il Tom, al biliardo. Beh, andiamo anche noi, no? Un film sulle goliardie. Ma il Ferdi ancora che gioca al biliardo, perde sempre. L'altro ieri ha giocato col Mario e ha perso 1.000 euro. Sì, ma ieri l'altro ha giocato col Bill e ha perso 2.000 euro lui. Chi, il Bill? Chi, il Bill? Nel cinema.
Don Ciccio era il padrino che teneva i figli della mafia italo-americana a New York. Baciamo la mano, Don Ciccio. Saluto a te, Salvo. Mi devo accompagnare nel New Jersey. Devo incontrare un amico. Salga pure in macchina, Don Ciccio, l'accompagno subito. E che vorresti guidare tu, eh? Mai! Io devo guidare. Meglio di no, Don Ciccio. Cosa discuterò il mio ordine? Disse che guido io guiderò. Il dramma di un uomo che amava guidare, ma non era capace. Scusi, mi permetto, Don Ciccio. Scusi, eh. Ma per partire devi mettere la prima. Io la prima mise. E no, Don Ciccio, le ha messo la seconda. E allora ci riprovo. E Santa Cata Vergine, parto sempre in seconda. Il padrino parte in seconda. Nei cinema. Vegezzi è un apicultore, vive da solo in campagna, non è molto socievole. Un giorno gli piomba in casa Palmiro, un suo vecchio compagno di scuola. Palmiro, saranno 30 anni che non ci si vede. Già, e non mi è stato facile trovarti. Nessuno dei vecchi amici sapeva dove ti fossi rintanato. Che vuoi? Il lavoro con le api mi ha portato via dalla città e inoltre ho veramente così poco tempo. Vegezzi è sempre più scontroso, non vuole avere nessuno tra i piedi. Che cosa sei venuto a fare qui, Palmiro? Te l'ho detto, ho molto da fare. Nulla, Vegezio. Desideravo rivedere un vecchio compagno di scuola. Tutto qui. Ora vado. Giusto è il tempo di fumare una sigaretta. Tieni. No, non fumo. Beh, allora prendi una caramella. Ma sono caramelle mu. Non posso mangiarle. Sono stato stamattina dal dentista e la mu mi si attacca al lavoro che mi ha fatto. Queste sono diverse. Prova. Va bene. L'errore fatale. Senti, Palmiro, ora... Che succede, Vegezio? La caramella... La mu... Non capisco, la mu ti ha? La mummia! La mummia, nei cinema. La storia della prima spedizione interstellare con equipaggio romano. Allora... Devo mandare un pilota a fare una ricognizione verso la terra per capire se poteva atterrare. Ce vado io. No, tu sei il pilota numero uno, sei troppo stanco, ti devi da riposare. Allora ce vado io. No, re, tu sei il pilota numero due, mi servi sull'astronave madre. Ce va il pilota numero tre. Ma la decisione del comandante non è condivisa con i piloti. Io non sono stanco, tocca a me a nascere, sono il pilota uno, è il più alto un grado. No, no, ti sei fecerato l'ultima volta, mostra a me che sono il pilota due. Alzitate, ci ho detto che c'è il pilota tre. Ma comandante! Basta, Star 3. Star 3, rotta verso la terra, nei cinema. Aldo e Marisa gestiscono una piccola trattoria sulla statale. Marisa, ma hai visto chi si è seduto al tavolo vicino alla finestra? Beh sì, sono due ragazze e un signore. Quale ragazzi? Quelli sono i fratelli Inzaghi, con Dino Zoff. Marisa non si intendeva di calcio, ma Aldo era orgoglioso di avere tre miti nella sua trattoria. No, bisogna trattarli bene, Marisa, cosa hanno ordinato? Beh, i due più giovani delle frote in salsa verde. Zoff. E poi quei due hanno ordinato anche delle patate al forno. Ho capito, cara, fratelli Inzaghi, ma Dino Zoff. E poi sempre quei due hanno chiesto delle fragole con panna. I fratelli, cara, ma Zoff... I fratelli Karamazov nei cinema. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao Lillo. Eccoci qua. Greg? Non è ancora arrivato. Ha detto che ha scritto una nuova commedia. Ma come? Ha scritto quella sui gangster? No, dice che ne è venuta in mente un'altra. Ah, e di che parla? Non lo so, non me l'ha voluto dire. Peccato, no, che... Avrei fatto Al Capone io, per cui poi mi dispiace, un bel personaggio. Eccomi, copioni freschi freschi. Oh, grande, eccoci qua. Hanno detto che hai cambiato commedia, ciao. Sì. Allora, sì. Francesca. Grazie. Vania. Grazie. Chi è Pasquale? Io. Mazzo che... Sì, è nuova, una commedia nuova, è molto breve. Di che insomma, parla? Di che parla? È un horror. Ah, vedi. Dunque, tanto sono quattro protagonisti, quindi noi siamo quattro. Perfetto, sì. Okay. Quindi... dividiamoci i ruoli. Sì, ok. Chi vuole fare il bidello? No. Nessuno vuole fare il bidello? Lo zombie? Preso, io, zombie io, preso. Lo fai tu? Sì, sì, mi piace, lo zombie è forte. Preso, zombie. Vabbè, vuoi sentire gli altri? No, no, zombie, preso, mi piace il zombie, preso. Vabbè, allora chi lo fa il bidello?
Qualcuno deve farlo il bidello. Io no, perché sono zombie. Ok, abbiamo capito. Zombie preso. Sì, vabbè, Francesca fa il bidello. Perché io? Perché qualcuno deve fare il bidello. E vabbè, faccio il bidello. Viandante chi lo fa? Vabbè, lo faccio io il viandante. Quindi manca solamente Dracula e... Preso, Dracula, faccio io. Dracula, preso. No, ma te non facevi lo zombie? No, perché non avevo visto che c'era Dracula, il più forte Dracula. Preso, Dracula. Dracula. Non lo sapevo che c'era Dracula. Dracula, preso. Allora, vabbè. Ma perché, scusa... Vabbè, Dracula è più forte. Ma lei che fa? È lei, e te fai cosa? Fai lo zombie? No, allora, io non voglio fare lo zombie. Dai, è una parte scialba. E allora la mia che faccio il bidello. No, allora, cominciamo. Allora, non esistono parti scialbe, sono tutte parti importanti, quindi... No, ormai i ruoli sono decisi. Allora, io faccio il viandante, Francesca fa il bidello, Vania fa lo zombie e lì Dracula, fa Dracula. Io faccio Dracula. Allora, iniziamo adesso. Sì. Tanto... Si svolge tutta quanta in un unico ambiente, sì, che è il salone del maniero del conte Dracula. Ah, quindi è mio il maniero. Il maniero è mio. Sì, ma, il Dracula sono io, quindi il maniero è mio. Sì, è tuo, no. Hai estinto il mutuo. Sì, cioè, per dire, ecco. Cioè, l'insegna al neo Draculas. No. Cioè, è mio. Possiamo leggere? Sì, sì, ok, prego. Va bene. Sì. Vabbè, allora. La sua, cosa, è notte. Allora, mettiamo, tu vieni da fuori, perché io? Il bidello arriva da fuori. È notte, una notte buia e tempestosa, lampi, tuoni e fulmini. Il bidello è rimasto con l'auto in panne nei paraggi del maniero. Arriva fino al portone del maniero Conte Dracula e bussa. Senti, posso fare io i rumori? Sì, ci tieni, sì, va sì, bene. Sì, mi piace, dai. Dicevo, il bidello arriva fino al portone e bussa. Tu, 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 rumori presi, faccio no, io, presi. No, no, presi. No, se l'ho detto che i rumori li facevo io. Vabbè, dai, vabbè, fa bagno, vabbè. Sì, ma non li rigate per questo scherzo, dai, su. Allora, bidello bussa alla porta, al portone. Facevo meglio io, vabbè, comunque, vabbè. Dracula va a aprire. Sì. Sono il conte Dracula e questo è il mio maniero. Vedete questa battuta? Perché io non ce l'ho, ve l'ho scritto lei, io, no, immagino che il conte Dracula si presenti. Tu non immaginare e leggi cosa c'è scritto sul copione. Qua c'è scritto, il conte Dracula apre la porta e si ritira nella cripta. Beh, questo che fa? Apre uno sconosciuto e se ne va. Fa parte dell'alone di mistero del personaggio. Cioè così, d'amblè. D'amblè, si ritira nella cripta, grazie. Si ritira nella cripta senza fare troppe scene. Questo non c'è scritto. Non però c'è scritto neanche che fa l'imbecille. Oh, imbecille! Guarda, io sono Dracula, non è che sono Io sono il regista l'autore. Si ritira velocemente nella cripta. Non è che sto a smacchiare i giaguari, sono Dracula io, ok? Chi vuole che ci lavoro? Improvvisamente, dalla scalinata, accompagnato da una musica orchestrale inquietante, appare lo zombie. Il quale si avvicina verso il bidello che urla terrorizzata. Ah! Chi sei tu? Io sono la vittima maledetta di un sortilegio che ha reso il mio corpo senza vita un'anima errante, affamata di vita umana. Ti racconto la mia lunga storia. Io sono nata... Zombie, preso, faccio io zombie. No, ma preso, che interrompi? Zombie. C'è un monologo. Ora ho visto che c'è un monologo lunghissimo. Zombie, preso, zombie. No, fai Dracula, adesso sei Dracula. Quanto tempo ci devo stare nella cripta? Ah, tutto il tempo che serve, va bene? No, voglio fare zombie. Faccio un zombie. Dai, fagli fare sto zombie. Ecco, sì, abbassa, è uguale, faccio io Dracula. Fa Dracula. Va bene. Io sono il viandante, c'è il bidello. Lillo fa Dracula, fa lo zombie. E Vania fa... Allora... Tu stai entrando adesso. Sì. Vania, per cortesia, tu vai nella cripta. Va nella cripta, va. Ok. Me lo dice il regista, vabbè, dove devo andare, va bene? Vado nella cripta, signor regista? Sì, grazie, Vania. Grazie. Va nella cripta. Quindi? Accompagnato dalla musica orchestrale inquietante, entra lo zombie. Da, va, da. Ah! Chi sei tu? Ha fatto una domanda, è cortese se le rispondi. Ma che non riesco a leggere perché faccio così. Perché fai l'imbecille sempre. Non è imbecille, è un zombie che si muove così, è che normale. Fa surf. Cioè, che... Cioè, ma visto, un zombie si muove... Cioè, lo so fa bene, sono un attore, lo faccio bene un zombie. Mi faccio a cavolo. Vabbè, comunque, faccio un zombie quello come lo squallido. Che... Ok. Sono la vittima maledetta di un sortilegio che ha reso il mio corpo senza vita un'anima errante, affamata di vita umana. Ti racconto la mia lunga storta. Sì, storta. Storia c'è scritto. Ho detto storia. Ma state zitto, che vuoi fare l'attore, manco sai leggere. Hai detto storta. Ho detto non storia. Capace, solo che zitto. Non si è capito perché no, parla... hai detto storta, ma non è... Ma che c'è? Siccome lo zombie non si capisce bene, lo zombie non è che si capisce bene quando parla, lo zombie fa storia, storta, storia. Non è che capisci bene lo zombie. È zombie quello.
Non è che parla, salve, sono un zombie, ma attore, parla così, parla. Sì, sei un esperto di zombie. Sì, cioè sono attore, quindi sono un attore, quindi si immedesima, sono uno che interna parte. Vabbè, andiamo avanti. Allora, vabbè, ti racconto la mia lunga storia. Io sono nato a Vienna 120 anni fa. Sparisci! Bestia immonda! Ma sto parlando, che interrompi, sto parlando. Ma lo vuoi leggere il copione? Lo zombie fa un verso e scappa via. Ma stavo raccontando la mia storia. Cioè, fa un verso e scappa via. Ma vaffanculo. Fa un verso indefinito. Ma vaffanculo. Indefinito! In quel mentre... Probabilmente arriva un viandante che si è smarrito e bussa al portone. Dracula va a aprire il portone. Buonasera, sono un viandante, mi sono smarrito. Prego, si accomodi. Io sono il Conte Dracula. Ma Dracula non si tira dalla cripta, scusa. Ma che... Perché secondo te nella storia Dracula non fa altro che ritirarsi dalla cripta, pensa che rottura di scatole. No, perché io prima mi sono ritirato dalla cripta. Prima, adesso la storia si evolve, va avanti. Permetti che andiamo avanti anche noi con la storia? Sì, ma... Permetti? Continua, si accomodi. Prego, si accomodi. Io sono il Conte Dracula. Sono felice di avere due ospiti a cena questa sera. Venite, accomodiamoci nella sala principale. Voglio sapere tutto di voi. No, scusate, adesso parlate voi per 10 pagine. Cioè, di più pure, più di 10 pagine. Cioè, che è assurdo. Serve alla storia. E che sto fuori tutto sto tempo io? Sei fuori tutto il tempo che serve. Ma io dico lo dico pure per il pubblico, cioè, il pubblico se lo aspetta lo zombie. Lo aspetterà, adesso non serve. Anche perché c'è mi sembra colpo di scena. Dico, è assurdo che sparisca un personaggio chiave, appunto. Cioè, anche perché la storia si intitola Il Maniero dello Zombie. Mi pare... Ma dove l'ha letto? Il Maniero del Conte Dracula. Ah, vabbè, comunque, insomma, lo zombie è un personaggio importante, comunque. È importante, ma non serve adesso. Perché c'è il monologo, il colpo di scena, in cui si rivela chi è il bidello. Perché secondo te il bidello è un bidello normale, in una storia oro c'è un bidello. Ovviamente è sotto le mentite spoglie del bidello c'è Van Helsing, il coraggioso uccisore di vampiri che alla fine uccide Dracula con un paletto di frassino. Bidello, preso, faccio il bidello, no, preso. No, bidello. Io ormai bidello. Sono stata nella parte, io non lo voglio fare lo zombie. Preso, bidello. No, allora sono Dracula, allora Dracula. No, se lo zombie stop, basta. Ma lo zombie è assurdo che manca tutto questo tempo. Vabbè. Allora facciamo una cosa, entro, mi metto da una parte, almeno mi si vede. Il pubblico vorrà vedermi. Ma che metti? Ma non va bene, c'è il monologo di lei che deve fare tutta l'estensione che stai lì, lo zombie a caso. Vabbè, fallo entrare prima. Sì, giusto che entri prima, infatti. Ma non c'è... Ma io non posso... Vabbè, ci pensiamo dopo. Ci pensiamo dopo vedo come fare. Allora saltiamo, adesso andiamo avanti. Saltiamo, andiamo da pagina 15. E facciamo dalla fine del monologo tuo. Dalle ultime battute, sì, dall'attacco a Vania. E questa è la mia storia. Lo stolto mi ha rivelato la sua vera identità senza sapere che io sono un vampiro. Puoi entrare. Ancora tu, bestia immonda! Io conosco queste creature, so come fermarle! Ci vuole della cacca! Lei ha della cacca? Posso rimediarla nel chiostro? Prendo quella dei miei mastini! Sì, la vado a prendere! E c'è una busta di plastica dentro. Ma che è la cacca? Scusa, che è sta cosa? Sì. È la cacca per lo zombie. Ma che è un zombie? Che c'è lo zombie con la cacca? Impalli, che è la cacca? Se ti metti davanti, la impalli. Sì, ma perché? Che è sta cosa della cacca? Eccola, l'avrò appena fatta! Ma che c'entra la cacca con lo zombie? Ma non ho capito. Che deve fare? Cioè, che c'entra questa... Ecco. Ci vogliamo fare notte? Viandante, preso, faccio il viandante, preso, viandante. Tu sei lo zombie. Mangia la cacca, su. Vogliamo andare avanti? Sul scopione c'è scritto appunto che... Appunto, c'è scritto. Ma dico, no, vogliamo andare avanti? Non ci sono altri personaggi? Vogliamo andare avanti? Ma fa schifo. È finta, è plastilina. È buona la plastilina. Cosa. Durante le prove è plastilina, quando saremo in scena sarà cioccolata. Sì, ma per il pubblico sempre merda è. Se per il pubblico deve apparire che lo zombie sia ghiotto di cacca, dovrà sembrare cacca. Ma non sei mai visto lo zombie che mangia la cacca? Di solito mangia la carne umana. Chi si è mai visto lo zombie che mangia la cacca? E questa scusa. È una dieta dissociata. Un giorno carne umana, un giorno cacca. Andiamo avanti. Oggi mangia cacca. Oggi mangia cacca. Guarda un po'. Bisogna discutere per ogni cosa. Allora.
spiegami, che cos'è questo? Mangiato la cacca. Ho fatto lo zombie che mangia la cacca. Ah, questo è uno zombie che mangia la cacca per te. Ah, come va? Ha mangiato la cacca. È chiaro, io vorrei... Sono curioso, io vorrei sapere... Dovete sapere dove tu abbia fatto l'accademia. Io voglio sapere cosa ti hanno insegnato. Dov'eri tu? Dov'eri quando c'era il corso sullo zombie che mangia la cacca? Dov'eri? Mi ricordo, ero influenzato quel giorno che hanno fatto. Cioè, questo perché... secondo te è uno zombie che mangia la cacca? Questa è l'enfasi che ci mette uno zombie che mangia la cacca. Ma io dico, ma questo zombie che cos'è? Ma non ti interroghi? Chi era questo zombie prima di diventare uno zombie? Sarà stato un essere umano con delle sue aspettative, con dei suoi desideri, con dei suoi sogni da avverare. Poi è diventato zombie. E allora che cos'ha? Non ha più vita. Gliela vuoi dare tu questa vita che gli è stata strappata una notte, in quella maledetta notte a Tahiti, da un sacerdote crudele Bofor? Gliela vuoi infondere tu questo anelito di vita che lui sta cercando e che forse trova nell'unico cibo che lui adora, che è la cacca? Gliela vuoi dare questa vita tu? Cioè, con la scena della cacca è diventato Kubrick improvvisamente. Non l'ho mai visto così preso dalla regia, dal... Avanti, mangia la cacca e mettici del sentimento. Cribbio. Dai, Francesca, questi esseri ripugnanti... Questi esseri ripugnanti si nutrono solo di carne umana e cacca! Che schifo! Fa vomitare solo a guardarlo! Andiamo via! Lasciamolo solo e chiudiamoci nell'altra sala! Quando questo essere nauseabondo avrà finito il suo orrido pasto, se ne andrà da dove è venuto! Schifoso! Feccia! Fetida creatura rivoltante! Andiamo! Che schifo! Ma fa schifo, mangia la cacca! Sei mai visto uno zombie che mangi la cacca? Ma infatti è quello che dico pure io, non sei mai visto uno zombie che mangia la cacca! Schifoso! Quanto dura la scena? Ah, oh, fino a che non arriva uno dei mastini e lo caccia via ringhiando. Mastino, preso. Adesso volevo presentarvi appunto Greg in due canzoni che vi presenterò io. La prima è un'anteprima. Un'anteprima, Franco Califano ha cambiato genere, insomma è passato alle sigle dei cartoni animati e ha chiesto a noi di scrivere una canzone per lui. Che canterà lui poi, sì, sì. Perché c'è un cartone animato che sì. Uscirà proprio all'inizio dell'estate, che è una sorta di novelli puffi, sono degli gnometti del bosco che appunto vivono in questo bosco, insomma saranno in 3D, un cartone animato in 3D, quindi tutti quanti i bambini saranno divertiti da questo, e la sigla appunto la interpreterà Califano e ha chiesto a noi di scriverla, però, quindi ve la faccio io stasera perché ancora non l'ha incisa. Ecco, quindi in anteprima assoluta questa canzone che sentirete appunto tra un po', cantata da Califano come sigla di questo cartone animato. Prego. E puffe, 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 spugna come funghi, si così mezzi nani, chi nasi e lunghi lunghi, vivo dentro l'uovo, ma un uovo che non si bagna, i cerco e lui trovo in mezzo alla campagna, ma tu se so cacciati, ma tu se so cacciati, ma tu se so cacciati, mi sa che l'ho cercati. Grazie. Grazie. E adesso invece sempre Greg in un omaggio. Un omaggio alla prima. Primo maggio si dice. No, primo no, maggio. E questo è un omaggio. No, non volevo. Primo maggio. No, primo dei mesi, si dice sempre primo aprile, primo maggio. No, è in un omaggio ho detto. Sbagliato. No, un omaggio, primo. Vabbè, comunque omaggeremo. La prima serenata della storia, noi siamo tutti e due di Roma e quindi ci piace la bacchina, no, dico la bacchina, no.
siamo così stereotipati, insomma, però insomma, ci piace la musica, le canzoni romane ci piacciono e ci volevamo omaggiare appunto la prima serenata della storia scritta da un menestrello dell'epoca che si chiamava Alvaro Maloffi e la serenata si intitola Affacciate alla finestra. Greg. Affacciate alla finestra, Nina Dorata, che te voglio fa la serenata. Non so né un puzzuro né un villano, ma sei te che abiti all'ultimo piano. Grazie. Beh, non c'era amplificazione all'epoca, ovviamente, grazie. Tue. Sì. Allora, innanzitutto il prossimo è la leggera parentesi, come possiamo definirla, anche culturale, perché so che i nostri spettacoli principalmente sono così, hanno questo aspetto ludico, poi specialmente, no, dico la cosa, no, dico, e però abbiamo sì. Anche un intento, cioè di far passare un messaggio culturale e anche un messaggio sociale, perché per esempio noi lottiamo molto contro l'alcolismo, perché cioè è un buon bicchiere di vino in allegria, in compagnia, va bene, però non bisogna eccedere perché è una cosa che fa male. Lo diciamo perché c'è un nostro amico, di cui non faremo il nome ovviamente, un nostro caro amico che beve tanto e è una cosa ingestibile, perché ha cambiato completamente umore, adesso è rissoso, irascibile continuamente, importuna le ragazze in maniera molto biega, molto, molto brutta, attacca brighe, fa cazzotti sempre, rovina i posti, è una cosa, è veramente uno spettacolo indecoroso. Noi cerchiamo di essergli vicino, di aiutarlo, però è difficile. Anche stasera gli abbiamo detto cerca di evitare di bere, dato che ci accompagna al pianoforte, ma è una cosa davvero impossibile. Noi dedichiamo a questo ragazzo questo nostro spettacolo e questo spazio culturale con il professore che abbiamo qui, che è il tedesco, non purtroppo, Otto Spatzenzeinzerstreige Kruz bei Füll. Kunz. Otto Kunz. Professore Otto Kunz, che lui è proprio, ha fatto un giro nei vicoli di Roma, di questa città eterna, proprio a scavare e a prendere dalla viva voce degli abitanti tutte quelle perle di saggezza che forse si stanno perdendo. Quindi ecco, a voi, so che non gli dareste una lira perché lo vedete così un po' con queste membra affastellate, un po' a casaccio, con queste... Però è veramente un personaggio importante. Lui è un docente, il professor Otto Kunz. Otto Kunz. Sì. Maestro, mi può accompagnare, grazie. Una musica colta. No, una musica colta, un po' importante. No. Una cosa più... Ecco, introspettiva, grazie. Esagerate sporgenze facciali. Surreale. C'è il naso così lungo che non ti si chiude la carta d'identità. Catastrofica. C'è il naso così lungo che se dici di no a tavola sparecchi. Scarsa prestanza fisica. Notturna. Sei così magro che c'è il pigiama con una striscia sola. Mattutina. Sei così magro che quando te fai la doccia devi centrare i schizzi. Pratiche spazio-temporali. Mi rimetto in tasca e temino quando c'ho tempo. Constatazioni idrozoologiche. Te potesse incontrare un orso davanti a una fontanella così magna e beve. Strabismo patologico. C'è un occhio che gioca a bocce e l'altro che segni i punti. Calvizie irreversibile. Mica è vero che perdi i capelli. Ti li metti in tasca.
sfoghi cutanei. C'ho un brufolo così grande che ieri mi ha chiesto una Marlboro. Apprezzamenti sull'adipe. E cellulite o se una Big Bubble ciancicata. Statura esigua. Sei così basso che ti puzzano i piedi del gel. Estremizzazioni igieniche. Fai così schifo che quando te fai la doccia le verruche si mettono le ciabatte. Affastellamenti somatici. Sei così brutto che se tiri in boomerang col cazzo che torna. Maestro Attilio Di Giovanni. Adesso l'ultimo pezzo, quindi veramente è il pezzo di chiusura, quindi faremo questa canzone che abbiamo. Dobbiamo fare la canzone, quella di chiusura. Cioè la canzone di chiusura dobbiamo fare. La facciamo? Non l'hai provata tu? Cioè, che devi fare? Mi nascondi? Il... Perché ancora non la so a memoria. Non l'hai provata, non sei venuta alle prove. Ma cioè, l'ultimo pezzo puoi fare un pezzo da solo? Poi devi venire alle prove, abbiamo fatto le prove noi. Quando l'hai fatte le prove? Che è stato sabato. Non lo sapevo io. E te non hai chiamato? Ah, io devo chiamare. Cioè, tu dici di fare le prove, ti devo chiamare io. Che per caso hai deciso di fare le prove? Scusami. Chiama, non fai il braccino culo. Chiama una volta. Sapete, ho capito, ma adesso l'ultimo pezzo lo fai da solo. Ma dai, dura 2 minuti, 3 minuti. Vabbè, senti, io... Cioè, almeno fammi sta scena, almeno faccio le facce, che ne so. È l'ultimo pezzo. Fai le facce mentre canto. Vabbè, dai, pianta, su. Dai, fallo, dai, vabbè, metto qui. Dai, lo metto 2 minuti. Poi ricatti una te, dai. Va bene, metto qua. Allora, è la storia... Greg, bro. È la storia di un personaggio, non è una canzone comica, è la canzone di un personaggio immaginario che vive nei bassi fondi di una città, della città, insomma, nei bassi fondi così, e si affranca proprio per questo, ed è la, si intitola La storia dell'Illo. Ok. Come si chiama il personaggio immaginario, scusa? Lillo? La storia di Lillo? No, anche il... Hai detto un personaggio immaginario che si affranca, lei si chiama... Hai detto la storia di Lillo, hai detto. No, ma che... Sei sempre, te sei sempre che vuoi essere il mezzo... No, scusa, come si chiama? No, come si chiama questo qua, questo personaggio? Ma non ha un nome... Hai detto adesso la storia di... Sì. Come si chiama? No, quelle... È la storia di Lillo. Di Lillo? La storia di Lillo. Sì, come è scritto, scusa? È scritto LYRHLO 13. E si pronuncia? Lillo. Ah, come me, come il mio nome mio si pronuncia Lillo. Ma che ti chiami Lillo te? Lillo mi chiamo. E questo si chiama? Lillo. Non è così. Ma come fai? Vabbè, sentiamo la canzone. Vabbè. Cioè, lui si chiama Attilio, io mi chiamo Greg, e questo si chiama Lillo e tu ti chiami Lillo. Cioè, io non capisco. Sentiamo la canzone, vai. Ma vero, devi fare... No, sto qua, mica ti disturbo, sto qui. Il suo nome Lillo nacque tempo fa, là nei bassi fondi della città, dove il bene e il male sono solo una teoria e la morte ti sorride ogni giorno per la via, dove il sole non riscalda e i vicoli son bui, ma la voglia di riscatto pulsa forte dentro lui. Quanto pulsa Lillo, quanto pulsa Lillo. Fermo, ma che sei scemo sei? Quanto pulsa Lillo, dici? Ma ti riesci a farmi fare una canzone per intero? Cioè, quanto pulsa Lillo? Ma chi l'ha detto? Tu adesso hai detto quanto puzza Lillo. A parte che ti frega. Come che mi frega? Beh, non ho detto, ma che te senti delle cose dalle orecchie foderate di prosciutto? Ma che... Ho detto, lui nasce nei bassi fondi, dove il sole riscatta, ma la voglia di riscatto pulsa forte, ha detto lui. Quanto pulsa a Lillo questa voglia di riscatto? Quanto pulsa a Lillo? Sì. No, perché cantata in velocità sembra proprio quanto puzza Lillo, ti giuro. No, non cioè, anche loro avranno capito quanto puzza Lillo, no. Mi sa. Vabbè, dai, possiamo andare... Cioè, quello che arriva è quanto puzza Lillo, eh. Vabbè, dai.
Sai, la vita è dura e non regala niente, solo odio a credine della povera gente. E fu così che un giorno Lillo se ne andò e la madre in lacrime crudele abbandonò. Tanti giorni e troppe notti di cammino, sai, senza più voltarsi né lavarsi mai. Quanto puzza Lillo, quanto puzza Lillo, ammazza quanto puzza Lillo. Ma che è questa enfasi? Ma che è questa enfasi? Ma che? Guarda che enfasi che c'è, ammazza quanto puzza. Ma che stai, mi ha preso il pezzo, sono contento. Cioè, non t'ho mai visto preso così dalla canzone. Che mi piace questa particolarmente. Ma proprio preso proprio, ammazza quanto puzza, l'hai mai fatte queste cose? È più soul. Una cosa... Ma poi scusa, l'hai già detto quanto pulsa Lillo, che ripeti le cose? Ma che lo vedi che non senti tu? Capisci fischi sì. Fiaschi? Prima, allora, dice adesso, tanti giorni e notti di cammino, sai, senza portarsi né lavarsi mai, quanto puzza Lillo. Ah, ma puzza proprio adesso, esatto. Ah, ho capito. Cioè, prima era quanto puzza, invece puzza invece proprio lui. Bello, bella canzone, bello il personaggio. E che c'è, una cosa, il personaggio... Cioè, è scritto la pensione sul personaggio che si l'ha chiamato Lillo, così tanto per... No, ma caso. Fammi a scrivere la storia di uno che puzza, che ma non è di uno che puzza. Lillo. Gli sto dando un identikit, prima psicologico e poi fisico, cioè li voglio creare avanti, un po' tutto. Ma avanti, no? Voglio sentire... Ma avanti, voglio sentire... Beh, perché come... non so per forza gli eroi, c'è anche i personaggi che è un villain, è una... Oh. E dal ritornello... Riprendiamo, se no è sì, difficile accadere. Quanto puzza Lillo! Ma che riattacca, riattacca non da dopo! Non ce se crede quanto puzza Lillo! Vabbè, dai, la facciamo la cosa. Vabbè. Ma se la vita è dura, Lillo, che uno zozzo è più duro della vita e presta i soldi a strozzo. Che? Ma la vita scorre, il tempo se ne va, il destino tesse trame e cambia la realtà. E la vita, Lillo, cambia proprio il giorno in cui incontra un ragazzo magro ed alto più di lui. Perché Lillo è basso, perché Lillo è basso, perché Lillo è grasso. Ma che applaudite? Cosa Lillo applaudite? È basso e grasso. Ma che fai le coreografie? Ma fermo, fermo. Che fa? Le coreografie non le hai mai fatte, non hai mai ballato, ma che fa? Ma uno non fa, non ha mai fatto, cioè, una cosa, non può iniziare. Ma sei pure studiate le coreografie. Ma vabbè, ho fatto ma una cosa. Ma poi che è sta cosa gratuita? Che c'entra? Ma questo è basso e grasso, che c'entra? Arriva con così onore, gratuito, perché basta, cioè fai il ritornello sul fatto che questo è basso e grasso. Serve, ma a che connotare è? Il personaggio. Che è un personaggio, appunto, perché molto spesso quelli bassi, si dice, no? Che quelli bassi sono quelli più cattivi, tipo Hitler, queste cose qui. Allora serve a dare questa... Questa, capito, questa sua questa, realtà proprio di mostro, essere in mondo. È un mostro, eh sì. Lillo si chiama un mostro, fa schifo questo. E poi tu, tra l'altro, hai messo delle cose che non vanno per niente bene, perché, a parte l'assonanza Lillo abbastanza forte, perché... ci hai messo pure una cosa che può trarre ancora di più in inganno il pubblico eventualmente, perché tu ci hai messo che incontra un ragazzo più alto e più magro e più alto, alto più di lui, che la gente potrebbe pure pensare magari che ci sta parlando di te, magari pensa quello è Greg, capito? Quello sono io. Quello sono io, sì. Cioè Lillo di fantasia e quello sei tu. Perché... mi piaceva tipo Hitchcock, no? Che fa il cameo, io mi sono messo nella canzone, il personaggio di fantasia è io. Ah, quindi questi diventano Lillo e Greg. Diventano. Ma avanti, 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 avanti. E non gli frega niente del fratello in polizia. Mio fratello lavora in polizia, mio fratello. Vero? Sì. Ah, non lo sapevi? No. Ah, no, quando l'hai visto in divisa agosto che pensavi fosse carnevale? Pensavo fosse una festa. Ah, 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 sì, sì, ma avanti, avanti, avanti. O di quello che lavora giù in pasticceria. E l'altro fa il pasticcere. Ma guarda un po', Hai pure, Quanti rinfreschi hai ordinato te? Ma lui, ci sei solo lui di pasticcere. Sì, sì, sì. No, uno fa il pasticcere, non è che... Sì, la... sì, sì, poi, poi. Non gli importa della madre da cui già mai ritorna. Non gli importa della moglie che riempie assai di corna. Vabbè, de fantasia, diciamo. Perché Lillo è stronzo. Perché Lillo è stronzo. Tutti insieme. Ma che? Perché Lillo è stronzo. Ma che? Che incidi? Ma che so? Oh. Perché Lillo è stronzo. Ma... ammazza proprio. Ma che? Ma che? Oh. Ma qua. Cioè, acchiappa pure sto pezzo.
c'è sta la fallaola, tutti il sto, c'è stanno in piedi, c'è neanche Satisfaction dei Rolling Stones. Ma non piace, è un pezzo... È assurdo, non ho mai visto la cosa del genere. Va, sparisce, sto pezzo va via, sparisce dal repertorio. Voi, fine, sei proprio, le sei vostre, gretto, meschino, no, è finita, sei basta, gretto e meschino. Questi vanno a casa stasera tutti e lillo e... Tutti, cioè, proprio, gli piace, però piace sto pezzo, sei gretto, piace. E meschino, perché ti sei sempre sentito l'ombelico del mondo. Sì. Pensi che si parli sempre, ti senti la tua cosa. Tu se ti sei fissato con questa cosa di che Lillo sembra... Lillo. Ah, e se questa cosa che è una cosa veramente assurda. Sì. Poi oltretutto neanche si chiama Lillo, non è il suo vero nome. Ma diciamolo allora. L'avrei detto, almeno me l'ha fatto dire. No, quindi... specifichiamo. No, perché sennò questi veramente vanno a casa stasera Lillo e se canticchiano questa cosa. No, te prego, spieghiamo che non si chiama, che questo qua, qual è il vero nome di questo? Vabbè, dai, adesso ha detto. Che ha detto? No, no, ora lo dici. Si dice, quando lo dici? Nel finale? Nel finale. E fa il finale. Vabbè, ma adesso non... Che adesso che? Che mo andiamo via con Lillo? No, 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 no. Vai. Da te, di il finale. Fai il finale della canzone, su. È sempre tonalità. Ma ce l'ha, ma l'hai scritto il finale? Sì. Ah. Un po' più forte. Ma una notte Lillo disse, sai Greg, ti dirò un mio segreto, non pensare sia una gag. Bella, bella metrica. Ma stai a metà adesso, eh? No, ah, no, così, no, sembrava. Ah, la vuoi sentire? Sì, sì, prego, prego. E gli ho risposto, se è un segreto allora, Lillo. Chi è che suggerisce cose? Arrivano i suggerimenti. Per favore, cioè io già sto lottando con... Ma io non so, cioè, una cosa... C'è un complotto, è un complotto contro di me, un complotto. Non fate cacciare. Io sono tutto orecchi, ti prego allora, Lillo... Scritto D-H-Y, ah, immaginavo, H-O-13. Sì. La cosa è proprio questa... E non pensare male, il mio vero nome è Perolo Pasquale. Io mi chiamo Perolo Pasquale. No, questo è Perolo Pasquale. E come è scritto questo? P-E-P-E-T-H-R-O-K-A-L. Grazie, buonanotte. Francesca Nuzzi! Vania della media! Il maestro Attilio Di Giovanni!